E buon pomeriggio a tutti amici di Atleta Sport News, io sono Roberto Pulito Io sono Augusto Tirelli. e siamo qua come al solito per la nostra rubrica MMA Lunch. Diciamo che questo weekend è stato un weekend bellissimo. Sì, per fortuna è stata una card di livello un pochino più alto rispetto alla scorsa, non ci ha fatto addormentare questa notte. È stato un orario umano Finalmente un orario per noi umano. europei, è stato un orario Esatto, umano questo è e con importante l'occasione dire. vorrei ricordare che la card anche del 22 ottobre sarà in un orario per noi umano in quanto combatte vettori, dovrebbe cominciare alle 10 di sera. Sì, e probabilmente, anzi Lo diciamo vogliamo quasi dire subito sicuramente, così? saremo live il 23 ottobre per darvi un'alternativa al commento di DAZN o al commento inglese di UFC Fight Pass. O anche soltanto per vedere Roberto che si scofana un quintale di caramelle come suo solito. Esatto, o vedere Roberto che si strappa la maglietta quando rifarà il suo KO. Speriamo, speriamo, perché comunque il match sarà interessante. Per i bookmaker americani, Marvin è dato favorevole. È dato per ultra favorito. Però, C'è da vedere, raga, Costa è pesante, Costa c'ha mani bravo, pesanti ricordiamo e che uno di quegli atleti, come avevamo detto in precedenza, che taglia quei quasi 20 kg, per cui sale nell'ottagono a 94-95 più o bello, meno. bello Esatto. gonfiato. Comunque, a proposito di questo, oggi avremo anche un ospite. Infatti, annuncialo te perché la mia pronuncia è terribile come al solito. Avremo ospite oggi Dylan Hassan della Aurora MMA, è un giovane fighter, ha 26 anni, ha un curriculum molto particolare per il panorama italiano in quanto è un lottatore d'élite, è un Sì. greco-romanista, un liberista d'élite. Poi ci diceva Carfagna, anche judoka, Sì, insomma. è proprio un lottatore a 360 gradi e insieme a lui vorremmo analizzare quello che è stato poi il main event. Esatto, Mackenzie Dern Marina contro Rodriguez. Marina Rodriguez, che è stato un main event tecnicissimo. La Iper Rodriguez tecnico. ci ha insegnato. Ipertecnico, la Rodriguez ha fatto un clinic di come si deve Bravissimo. affrontare un lottatore. Se Lo andiamo a vedere penso anche le stats, le statistiche del match, ha portato 35 colpi alle gambe, di cui 33 sono andati a segno. Quindi vuol dire che la mobilità della terna è stata portata via quasi subito. Di contrasto, la terna è riuscita a portare a termine soltanto un atterramento rispetto agli 8 tentati. Per non parlare di, come dicevi te, i fantastici movimenti, No, le uscite la Rodriguez laterali. ha avuto un footwork eccezionale, sempre in and out, sempre dentro fuori, non ha mai dato un punto di riferimento alla terna, ha girato tanto, prendeva il centro della gabbia, poi usciva all'esterno a seconda del colpo che portava e dello spazio che le lasciava. C'è un'uscita bellissima, Finta destra, esco a esatto, sinistra. nell'ultimo round in cui finta, dà anche l'impressione di essere un pochino in difficoltà, invece in maniera repentina riesce a ricambiare direzioni e a ruotare, riguadagnando il centro dell'ottagono. Match impressionante da parte della Rodriguez, davvero. Per non parlare poi del fatto che una lottatrice come la Dern tende a improntare, se si può dire così, la sua takedown ability o la sua abilità nei takedown, se lo vogliamo dire all'italiana, sfruttando tanto la gabbia. Sì, E non ci è riuscita assolutamente. perché appunto la Rodriguez è stata fenomenale, l'ha portata a scuola, gli ha detto a terra, se mi porti a terra mi rovini, come poi Che poi è ti posso dire una cosa, successo. sì, è successo, ma fino a un certo punto. Comunque la Rodriguez, se facciamo un paragone rispetto alla Derna, che al momento è una delle, se non, ha uno dei jiu-jitsu migliori all'interno dell'UFC, se non forse il migliore, Allora, nel panorama femminile posso dirti, secondo me, nella divisione siamo certi che è il la divisione jiu-jitsu ok. migliore. Nel panorama femminile pure posso dirti di sì, perché il suo palmarès Parla da solo. parla da solo. Cioè stiamo parlando di Direi. un atleta che pound for Hai visto che c'è pound, stava all'angolo, tra l'altro. il padre della leggenda, ragazzi, Megatron, un Megatron. mostro. Che poi tra l'altro ho sentito voci di corridoio non Eh sì, Dylan è confermate. molto amato, USB Grover, OBS Grover, mi pare di capire. Stiamo scherzando. Io, se, come hai detto te, se devo mettere i miei 2 cent sul prossimo atleta italiano che entra in Non glielo di UFC, troppo forte che magari io. No, infatti non lo dobbiamo tiriamo in. dire, non lo dobbiamo dire. Però io ripongo molta fiducia Sì, in questo ragazzo. diciamo fra chi ci sta intorno è uno di quelli che potrebbe veramente andare a dire la sua, Senza là in ombra di mezzo. dubbio. E magari, chissà, mo anche da Venator potrebbe uscire qualcosa di interessante. Potrebbe, potrebbe. Io sono molto, molto. No, non vedo l'ora di
di determinazione la nostra Micol Disegni, che è un atleta che secondo me potrebbe tranquillamente portare il tricolore. Atleta molto compatta, tra l'altro ha anche partecipato alla Contender Series uscendo sconfitta per decisione, non aveva, io vedi qua potrei sbagliarmi, ma mi pare invece avesse vinto, ma non avesse convinto comunque Dana White. Ora te lo dico, se non mi sbaglio, ma potrei sbagliarmi. E comunque dicevamo, quella piccola curiosità non confermata, so che Megatron doveva competere nei mondiali no-gi che si sono svolti questo weekend, ma in realtà ha deciso di dare forfè per stare all'angolo con la figlia. Questo è quello che ho sentito. Con me Lori Martin, che tra l'altro mi pare comunque sia un atleta adesso in orbito UFC. Ha perso contro Lori Martin, che comunque c'ha, poi è andato a farsi i suoi 3-4 match in UFC, passando anche per Invicta. Che comunque essere una promotion sempre della zuffa, se non mi sbaglio. Sì, sempre zuffa, una promozione solo al femminile in cui ci sono i ring boy. Saresti molto carino, Robbo, devo dire. Cioè, però mi dà che dovrei farmi la barba. Perché no, gli piace, dai, così tutto alto che entri portando il tuo bel cartello. Sicuramente avrei più risultati rispetto al jiu-jitsu competitivo. Siamo troppo infortunati per il jiu-jitsu competitivo. Comunque voglio prendere una palla al balzo, perché abbiamo parlato di MMA femminili e c'è stato nella main card UFC un match femminile che mi ha colpito tantissimo. E parliamo della Agapova? Della Agapova, bravissimo. Agapova mi ha stupito. Maria Agapova, the next big sensation. Te considera che il suo ultimo match, che ha perso per KO contro Shana Dobson 18 mesi fa, poi, se esatto, è stato giudicato come uno dei più grandi upset nella storia dell'UFC. Mi sembra proprio, ecco, uno di quei match che ha fatto perdere un sacco di soldi, un sacco di gente. Oppure infatti vince veramente tanti a pochi. Esatto, l'ha fatto vince veramente tanti a qualcuno. Agapova, atleta eccezionale, completissima. Tocca vedere quanto regge di testa. Ma poi un'altra cosa che mi ha stupito della Agapova è la cattiveria agonistica. Sì, ha visto... Sì, guarda, abbiamo preparato una clip su questo, se riusciamo a mandarla intanto... Perché il... No, non è fra queste. Lo anticipiamo. Vabbè, intanto ho capito quello di cui stiamo parlando. Sì, stiamo parlando del suo istinto killer. Ecco. E... Non è tra queste. Non è tra queste. Adesso la cerchiamo, non c'è problema. Ma intanto comunque, allora, io vorrei spendere due parole su questa atleta che... Regia, si è spento lo schermo? È tutto a posto, ci dicono. Tutto a posto, non ci preoccupiamo della regia, che sanno il fatto loro. Ah, guarda, sicuramente ne sanno molto più di me. di me sicuro. Dicevamo, la Agapova storiaccia, un atleta comunque ancora giovane, ha 27 anni. Un passato un po' particolare, comunque Uzbeka, viene sicuramente da una situazione non facilissima né ottimale, mi verrebbe da dire. Mi dà molto l'idea che fosse un atleta che era stata molto caricata da aspettative, anche in maniera sbagliata. Lei era all'ATT prima, giusto? Esatto, lei era all'ATT, ma lei non, una volta che è andata giù, non ha retto la pressione dell'aver disatteso per l'appunto queste aspettative. Si parla di atleti che hanno provato a darle una mano, però nonostante questo non ci sono riusciti. Di lei che si presentava in condizioni di... dicevano proprio con le pupille a spillo. Stiamo parlando di qualche sostanza un po' più pesante. Esatto, atleti che non volevano allenarsi con lei per evitare di farsi male. È bello però vedere poi che è riuscita a rimettersi in riga, anche le parole che dice dopo al... Sì, mi sono piaciute. Sì, una ragazza che evidentemente ha sofferto e pare che abbia ritrovato un minimo la sua strada. Beh, ha dimostrato.
Intanto un buonissimo pugilato, per quel che ne capisco io, poi sei dell'esperto in materia, un ottimo footwork da quello che ho visto io sempre. Allora, se possiamo mandare, intanto mandiamo, mandiamolo un po' dall'inizio, così riusciamo a fare pure un pochino di... Okay. Allora qua. Da qua. Eccoci qua. Perfetto, sì, buone combinazioni, riesce a tenere bene la distanza, non particolarmente tecnico, ma sicuramente molto molto potente. Questo è un buon calcio al fegato. Poi vediamo i suoi colpi. Paradossalmente è molto più tecnico quello dello striking della Mazzo, ma credo che a livello di potenza, ecco, guarda il collo come va indietro, con queste braccia lunghe riesce a sprigionare una potenza completamente diversa. Non gli ho visto tirare un jab o un dritto destro in tutto il match, solo ganci e colpi ganci, colpi potenti. È una brawler, guarda, qua boom, presa piena alla mescella, va giù, e qua è incredibile. L'istinto killer. Che voglio farvi notare una cosa, che qua magari rientriamo in un po' in un campo più lottatorio, se si può dire così. Lei si lancia sulla sua schiena, ma prima ancora di mettere i ganci, che ricordiamo che... E poi non neanche mette i ganci, transiziona direttamente su una... Va sul triangolo al... Mette prima il gancio destro e poi trasforma direttamente in triangolo al corpo. Nel jiu-jitsu sportivo, per prendere i punti di una determinata posizione, l'arbitro aspetta il posizionamento dei ganci, o gli hook, come si dice in inglese. Lei invece qua è andata direttamente per la finalizzazione per Mata Leao, e poi dopo ha messo i ganci. È stato un movimento però quasi unico. Velocissimo. Ha stabilizzato tra virgolette il collo, perché è quello che le serviva. È stata una cosa velocissima, è andata direttamente per lo strangolamento. Mentre andava a sedersi, sì, se è riuscito a chiudere questo triangolo al corpo, devastante. Credo anche sia stata... spero io, perché mi piace pensare che gli atleti siano sempre un po' marziali, che sia stato un qualcosa per evitare di dover far del male all'avversario, invece di finirla in ground and pound, di Non lo so, nel senso, sì, è sicuramente una visione molto romantica di questo. Ma io sono romantico. Sei un cucciolone, roba. Quale parte però quella col biscotto? Sì, è una visione romantica, a me piace pensarla no, così. Io credo più semplicemente che ha visto la finalizzazione come il modo più semplice per portare a casa il match. Il collo stava là, è stata repentina. Durante il match è stato un attimo la transizione da... Sta per terra, porto il colpo, le vado a prendere il collo. Velocissimo. Secondo me parliamo più che altro di un atleta che riesce a capire come attaccare e in che momento attaccare. Là vai a prendere un ground and pound, rischi, stai comunque abbastanza vicino alla gabbia anche, rischi che la Maso riesca ad appoggiarsi alla gabbia e usarla per rimettersi in piedi. Non gli ha dato alternative in questo modo. Esatto, non ha voluto usare l'alternativa più sicura, più immediata, e complimenti a lei, perché non è comunque facile avere quell'occhio per vedere quella finalizzazione così, che non veramente non batter d'occhio. Mi ha ricordato un match di un nostro connazionale, Walter Pugliesi, il Kraken. Mm-hmm. Lui, adesso non mi ricordo l'avversario, ma me lo ricordo proprio benissimo. Diede un gancio, l'avversario perde un attimo, sai, la punta del mento fa questo gioco, no? Perde un attimo l'equilibrio, ginocchio a terra, Pugliesi velocissimo, ghigliottina, no, salta in guardia. Quello che ha provato a fare anche Ortega contro Volkanovski un paio di card fa. Che belle le botte. Mike Lecante, sì. Che belle le Michele botte. Lecante, sì, sono molto belle le mazzate, ci piacciono Michele tanto Lecante. A noi. Mike Lecant, io sono andato Mike Lecant. Mike Lecant, sì, potrebbe essere un buon nickname, Mike. O Michele Kant, sarebbe molto più semplice, ma io devo andare sul francesismo. Michel Lecant. Michael. Michael Kant. Michael Lecant. Sì, farebbe un sacco ridere. Sempre nel main event c'è stata un'altra cosa che mi è piaciuta tantissimo. Ma là, perché c'è un po' più il mio occhio clinico che ha visto subito la cosa e mi sono fomentato, perché me ne sono accorto subito.
L'infortunio. L'infortunio di Randy Brown. Allora, Randy, quell'infortunio là. Possiamo anche vederlo. No, comunque. Vi do una pillola di biomeccanica e di fisiologia articolare. Perché è importantissimo più che altro nell'economia di un match. Lo mandiamo prima o prima vuoi fare. Adesso mandiamo il. Allora, qua che succede? Probabilmente c'è una lussazione dell'alluce. Ok? Probabilmente. Potrebbe essere alto, potrebbe essere una frattura, potrebbe essere un legamento che si è rotto. Allora, innanzitutto cosa mi ha colpito di Brown è che a un certo punto lui si rende conto durante il match che ha subito questo infortunio e per rimettersi a posto l'alluce si comincia a prendere a pestoni il piede. Cioè, non so se signori abbiamo idea di cosa stiamo parlando. Mi lusso l'alluce, quindi ho l'alluce che sta verso l'alto. Per rimetterlo a posto e non smettere di combattere, io me lo pesto con l'altro piede. Ci vuole tanto cuore per fare una cosa del genere, ma... Pensaci, Michele. Pensaci, Michele. Potrei aver dato un... Soprattutto se Robbo te lo dice con questa voce un po' bassa tutto suo dentro. Michael Kant. Michelle Kant. Oh, Michelle Kant. vi volevo dire questo. Perché è così importante l'alluce? Perché nella dissipazione della forza peso, delle forze ascendenti, quindi stiamo parlando della forza di gravità, il 50% sul 100% del peso del corpo, il 50% lo prende il calcagno, che è volgarmente il tallone, il 30% va sull'alluce e il 20% sul quinto dito, il mignolino. Quindi quello del bestemmio. Esatto, però rendiamoci conto di cosa vuol dire non riuscire a gestire biomeccanicamente il 30% del proprio peso corporeo. Vuol dire che ogni volta che noi facciamo una camminata, che atterriamo dopo un calcio o che carichiamo il piede destro, quindi carichiamo un gancio destro, il piede deve ruotare, come giustamente mi insegni. Immaginati quanto può aver fatto male. E lui ha continuato dritto come se... Ho fatto un viaggio, mi sono alzato stamattina alle 5.45 dalla punta della Puglia, estremo Salento, e sono arrivato qua per fare la trasmissione, non mi sono fermato. In realtà Roberto ha fatto tutta questa corsa soltanto per mangiare gratis. Se possiamo mandare, c'è un reperto di Roberto che prova a schiantarsi sul a 190 con la macchina di mio papà, lo posso dire tranquillamente perché mio papà non ha la più pallida idea di cosa sia Twitch, e se lo sapesse probabilmente non lo saprebbe usare, per cui sono tranquillissimo a dire questo. E ho un accordo con la redazione che tutte le multe verranno pagate dall'Atleta Sport News nel caso in cui dovessero arrivare, quindi io non ho problemi. Onesto, sì, mi pare un buon patto. E continuando a parlare di Brown, è stata una prestazione molto solida. Sì. Sicuramente non è la prestazione magari che aveva promesso, in quanto aveva promesso un KO per questo infortunio. Cioè, andare a camminare, banalmente anche soltanto camminare con una luce rotto è molto fastidioso, giusto per usare un eufemismo. Che poi, se non mi sbaglio, correggimi, perché io lo sai, ho queste reminiscenze che potrei anche essermele sognate, non lo so. John Jones contro Gustafsson subì un intervento del genere, un infortunio del genere? Contro Sonnen. Contro John Jones contro Sonnen. Jones fu molto più grave, eh? Sì, vabbè, là stiamo parlando proprio di... Frattura un piede che così, è un dito che sta... Frattura esposta, poi, perché io mi ricordo proprio l'osso che si vede... E là pure John Jones ha continuato. Là John Jones è riuscito tra l'altro a chiudere il match durante il round, perché altrimenti... molto probabilmente avrebbero dato lo stop medico. Match perso. E lui invece è andato con quel double leg. Ancol Chael sarebbe diventato campione. Forse se lo sarebbe meritato a questo giro. Chael, dici Sonnen? Gran passione. Personaggio sopra le righe. The bad boy. Sì, è l'original gangster, tra l'altro. Ma poi il trash talking di Sonnen era un trash talking che faceva divertire, ti faceva ridere. Era un po' quello
del Conor McGregor dei primi tempi, dei primissimi tempi, quello che comunque secondo me la what the fuck is this guy? Quello ti faceva ridere, dai, poi dopo è diventato imbarazzante. Simile a quello di Bisping. Simile a quello di Bisping, certo. Il Conte. Mamma mia. Però anche Bisping a volte è un po' volgarotto suo trash talking, invece The Bad Boy mai. Sempre un po'... The Bad Boy ti entrava sotto pelle. Vista quella famosissima. Quella famosissima rissa con Wanderlei. You wanna know? Wanna know. Non posso permettere di avvicinare. Bellissimo. Con il povero Wanderlei probabilmente ubriaco. O sì, o comunque... Non lui. Con una CTE importante, perché sì. Poi Wanderlei ha preso le botte. Penso sia quello che si è preso più cazzotti in assoluto, veramente. Non me lo posso mai levare dalla mente il KO subito da Vitor Belfort. Gli carica una serie di destro-sinistro dall'inizio dell'ottagono fino alla fine, lo schianta sulla rete e gli ricontinua a dare. Di ex morta, ragazzi. Era un Vitor Belfort con un tantinello di testosterone in più. Un tantinello. Appena dici. Poco. Tirti di Vitor. Però secondo me in quel momento storico uno dei lottatori migliori che c'era. Dunque, tornando a noi, dicevamo Brown un po' sottotono, ma probabilmente dovuto a questo infortunio che, come vi ho spiegato, sembra una banalità, ma non lo è per niente. Perdi completamente l'equilibrio. Sì, esatto. Perdi completamente l'abilità nel footwork. Anche perché spesso e volentieri si dice che il pugilato si fa con gli alluci. In quanto tutto il movimento di footwork per muoverti lo fai proprio sfruttando il peso che c'è sugli alluci. Certo, la rotazione del piede. Esatto. Sì, un infortunio che sicuramente l'ha limitato parecchio nell'espressione della forza. Non l'ha limitato a livello nella gestione delle distanze, che è stato ottimale, ha sfruttato la sua lunghezza. Esatto, ha sfruttato il suo maggiore pitch. I suoi colpi, poi ha continuato a dare i calci come se non avesse quell'infortunio. Mi spiace per Gooden, in quanto aveva preso un buon. Aveva fatto un ottimo match contro Stones lo scorso. Ed era riuscito un attimo a invertire il suo ritmo, era riuscito a portare a casa un ottimo KO. Soltanto che, ecco, si è visto pure in questo match un po' contrito, un po'... Meta! Robo sa per fare danni con altri sport. E un po' nervoso, cioè comunque mi ha dato l'idea che avesse un game plan. Cioè che ci avesse un solo piano, non l'è riuscito a portare... Esatto, guarda, ho avuto la stessa idea anch'io. Esattamente a termine, e si è trovato a improvvisare. Gooden ha un ottimo KO power. Ha provato a liberare il destro per tutto il match, ma non ci è riuscito. Lì è stato molto bravo Brown a camminare molto lateralmente, a fare il galoppo laterale. Brown è stato... Ha fatto un ottimo match di gestione. Sì, sì, sì. Un ottimo match di gestione. Poi, che altro volevamo dirvi? Vediamo un po'. Ah, ecco, uno dei tuoi nuovi pupilli. Il Massimo. Il Moldavo. Della preliminary card. Mamma mia, ragazzi. Mister Suplex, da quello che mi dicevi, perché io poi non ho avuto il piacere di vedere questo match, non sono riuscito ancora a recuperarlo. Ma mi hai preparato una clip da farmi vedere. Sì, l'ho preparato una clip da farti vedere con il KO. Poi la finalizzazione su Bandera, che... Comunque è un altro Massimo che non stava andando male. Non sta andando male, sta facendo il suo, ma qua stiamo parlando proprio di un livello completamente diverso. Boom. E uno, e boom, e due. Comunque vedere questo wrestling nei pesi massimi è bello, A caso. Scusate, possiamo rimandare un attimo indietro. Non ci scordiamo mai che qua stiamo parlando di bestioni al limite dei 120 kg, Sì, come sai, qua abbiamo superato pure i 120. Sì. Che poi guarda i colpi. Ma Bandera, ne ha presi, Bandera non è male, cioè c'è là i suoi colpi, è solo che quando prendi il lottatore così dominante che riesci a prendere colpi su colpi su colpi e non riesci a
ragazzi, roba. Questo grande impound impressionante. Questo grande impound, quando la testa rimbalza così tanto che fa tatami su, vuol dire che il colpo è arrivato forte, eh? Sì. Poi la gomitata è stata tagliente. Buon, il big boy si porta a 15-0 e... Cioè, com'è il suo record in UFC? Mi sembra un 3-0 con questo. Beh, comunque 15-0. Su quanto è fanno come video consigliato. Sì, mi piace pure a me, pure dopo lo mandiamo. 15-0. Forse. 15-0. Nei massimi è tanta roba. Nei massimi, la cosa è che banalmente, se andessi a fare un match io e te, nei massimi, al 99,9% ci usciamo con una testa tanta e tutto quanto. Però, ecco, riuscissimo a liberare il colpo della domenica quando entra, quando parli di due persone che pesano sui 120 kg, la potenza sprigionata da quei colpi è tantissima, quindi Borromanov è 15-0 in totale, che è 1-2-3-4, è 4-0 in UFC con la vittoria contro Bandera, tra l'altro con due submission. Non mi stupisce dopo aver visto, no, è interessante, cioè un ragazzone di quei... Quanti anni ha? Non è manco anziano, ha 30 anni. 30 anni sei giovane ancora. Sì, poi per il panorama massimo. Comunque, soprattutto nei massimi. Nei massimi comunque che c'è una longevità diversa, anche perché io arrivo sempre al solito discorso, è difficile avere un massimo, non è che è difficile, però un massimo non sarà mai mobile quanto un medio, un leggero, un welter. Questo che cosa vuol dire? Che naturalmente avrai meno esposizione rispetto ai colpi, perché comunque il movimento è un qualcosa che ti espone, ai colpi avversari. Avrai una longevità diversa perché non limiti anche tutta una serie di micro infortuni. Esatto, volevo arrivare a questo. Proprio parlando di CTA, che abbiamo detto prima, è molto meglio, abbiamo già ribadito più di una volta, prendere quel colpo che ti spegne piuttosto che prendere connessione. Sì, è vero, speed decision. Non, secondo me è stato un incontro tirato, avevo visto pure io Espino vincitore, però in questi casi purtroppo i giudici sono quelli che sono, non mi stupisce più di tanto, ecco. Rispondevo a Oops Grower. Mi è migliorata la giornata. Ciao Robbo. Grande Robby. Roberto Lea, ricordiamo sempre che è la versione bella di Roberto Pulito. La versione bella e muscolosa di Roberto Pulito. Mi piace definirlo il mio sparring partner. Ma non è così, sono io secondo il suo sparring partner. No, secondo me sei tu che sei il suo sacco. Sono la sua bambola. Sì, vabbè, io sono il sacco di tutti in palestra, quindi posso parlare poco. Adesso lo dico davanti a tutti. Roberto Lea un po' di tempo fa mi ha chiesto di allenarmi spesso il lunedì e venerdì sera perché gli serve gente come me che lo mette in difficoltà. Parole sue, eh. Io non sto dicendo niente. Cioè, credo, sui gambi dei 2 chilometri che te trovi, no? Sì, tanto poi non serve a niente. No, è ancora. Allora, dovete sapere che quando lottiamo io e Roberto, appena gli prendo le prese, poi Roberto si mette seduto. Sì, non ho il coraggio di scambiare in piedi. Poi Roberto si mette seduto perché l'unica volta che ha provato a scambiare in piedi con me l'ho un pochino fatto svolazzare per il tatami. Problema, sì, ho rischiato anche di farmi male al ginocchio. Il problema poi è però che si mette seduto e inizia a mettere queste cazzo di gambe, di 2 chilometri di autostrada, le gambe sul bicipite e inizia a spingere. Io sto là che non so che fare, tipo impalato così. A startello. Sì, e devo aspettare che lui inizi a strangolarmi e fare qualcosa per cercare di uscire. E questo mi vuole molto bene, si approfitta della mia gentilezza. Ma noi, io l'ho sempre detto, nel panorama lottatorio in generale, tra MMA, pugilato, più ci si vuole bene, più ci si deve menare. Giusto. Se no, che senso c'ha? Infatti Rea mi vuole tanto bene e mi gonfia. È un classico. Allora, diciamo, tornando a noi, Romanov, sì, io lo vedo una buona porchetta. Sicuramente una buona porchetta, ma poi lo vedo molto spinoso, vedo un buon futuro per lui. È un massimo
classico, molto più classico rispetto a Gain o un Aspinall. Un Aspinall, che sono, diciamo, torniamo un po' a quello che dicevamo l'altra volta rispetto a la distinzione tra vecchia scuola di massimi, nuova scuola di massimi. È sicuramente un massimo molto più classico come impostazione rispetto a un Aspinall o un Gain, però quello che fa lo fa bene, molto, e soprattutto molto bene. Per ora, da quando il buonissimo Cain Velasquez ha dato l'addio ai pesi massimi, di lottatori di un certo livello ce ne stanno pochi. Lottatori inteso come giugiteri, grappler, liberisti e Blades, Curtis Blades. Però dannazione, Curtis Blades è veramente troppo monodimensionale ormai. Basta vedere il KO che ci ha preso con Lewis, cioè Lewis proprio stava aspettando quello, Lewis stava aspettando quello, però è pure vero che sui cartellini stava anche Blaze. Ah sì sì sì, no, non c'è un mai dubbio. Ha fatto, secondo me ha fatto vedere dei buonissimi miglioramenti. Poi il match con Rosenstruik lascia il tempo che trova, secondo me, anche perché un match del genere con una fotocopia più o meno di Lewis, cioè uno che comunque c'ha una strategia, un game plan molto molto simile, possiamo dire così. Ci sta che dici, riuso la stessa strategia, sto più attento. Anche se c'è da dire che pure Rosenstruik per poco non lo mette per terra, perché se prende una ginocchiata in faccia sotto l'orbita. Ma come avevamo detto, infatti gli si è gonfiata tantissimo. Sì. E come avevamo detto proprio analizzando quel match, anche se Rosenstruik ormai ha fatto vedere tanto le sue debolezze, quindi gli avversari gli hanno costruito sopra proprio un abito, sanno benissimo quello che devono fare contro di lui. Esatto. Noi vogliamo fare un paragone. Bravissimo, sì, possiamo fare un paragone del genere, però non dobbiamo mai scordarci che stiamo parlando di un bestione gigantesco, perché Rosenstruik è uno dei massimi più grossi che ci sta, la potenza è esagerata e quindi, come stavamo dicendo prima, colpo del KO con Rosenstruik è davvero dietro l'angolo, Quindi sì, è vero che magari creare un game plan su di lui è facile, magari un allenatore sa benissimo quello che deve fare. Sono grossi ragazzi, cioè sono grossi, uno se è grosso e sa come tirare un cazzotto rischia le ammazzate, non è che stiamo a parlare di altro. Ha un buon mento anche Rosenstruik, quindi può prendere colpi su colpi. Solo che, ecco, cioè, è da top 10, non è neanche da top 5 ormai. Anche perché, ti ripeto, vedendo l'evoluzione dei pesi massimi e la mobilità riuscendo a raggiungere... Ti dico, il ranking dei pesi massimi dell'UFC, no? Abbiamo Ngannou, che è il campione, titolare del Gain, sfidante, Miocic terzo, Lewis, io non capisco perché sia ancora là sopra. Vabbè dai, capisco che Gain l'ha proprio portato a scuola, l'ha ridimensionato tantissimo. Ma è quello il fatto, cioè non è il fatto di aver perso, è il fatto di come ha perso, cioè non ha portato un colpo. Sì, a me quella cosa che mi ha impressionato più di tutto quel match è che Lewis ha portato un colpo. Ma secondo me è perché non si è trovato davanti un Gain in ottima forma, un Gain con un game plan fantastico che è riuscito a portare a termine dall'inizio alla fine, e Lewis là si è scoraggiato, cioè ha capito proprio che non aveva i mezzi per fronteggiare un avversario del genere. Quindi credo anche che mentalmente abbia abbandonato, ha tentato un po' più magari di autotutelarsi, mettiamola così. Sì, ci sta. Io invece lo sai che pensavo l'altro giorno che un possibile match sia per rilanciare entrambi o affossare uno dei due potrebbe essere Miocic-Lewis. Non lo so, nel senso Miocic si merita una chance più grossa di Lewis secondo me. E chi li metti davanti in questo momento? Miocic in questo momento avrebbe avuto tutto il diritto di avere un'altra chance per il titolo, come aveva chiesto. Assolutamente. Non si è scordato, ma stiamo a parlare del peso massimo che ha tenuto la cintura per 5 anni. Il più dominante della storia dell'UFC per adesso. Che ha battuto tutti,
tutti, perché Ngannou vince, ok, ma Ngannou è la seconda volta che la seconda volta che ci combatte contro un Miocic più anziano, quindi meno mobile. Cioè Miocic si è presentato 3-4 kg in meno rispetto al suo solito per provare a contrastare a buttarla sul cardio. Il problema è che Ngannou si è presentato migliorato anche sul cardio. Madonna, ma poi si è presentato con una difesa dei takedown molto più alta, si è presentato con una lotta basilare, però basilare, ma quello gli basta a lui, esatto. Cioè, parliamo tecnicamente, un esgrima, un underhook di Ngannou quando vuole, no, cioè, ma anche banalmente, se tu provi a prendergli un underhook e fa quella difesa classica così, inizia così, ti smette il braccio molto in tensione, rischia di spezzartelo. Ma proprio la forza che ha lui nel gestire il tuo peso con quell'esgrima è sproporzionata. Ngannou è pauroso, cioè c'è poco da dire, solo Gain potrebbe riuscire a dirle qualcosa, ma giusto perché Gain ha una mobilità fuori dal comune. Per essere un massimo, sì, è stato anche uno sparring partner, sì, di Ngannou, quindi si conoscono abbastanza bene. Però stiamo parlando di un KO power talmente tanto grosso che io non riesco a fare un pronostico quando si va contro Ngannou. È la stessa cosa che si diceva su Lewis contro Gain. Sì, Lewis, Gain è più forte, più rotondo, più rounded, tutto quello che vi pare, però detto questo vince Black Beast per KO al terzo round. E invece non è stato così, però ti ripeto, Lewis e Gain, c'è stata anche una grossa differenza quanto riguarda la costituzione fisica, sì. L'allungo di Gain, sì, era maggiore, l'atleticità di Gain era maggiore, con Gain è pure vero però che Gain ha avuto un'ottima vittoria ultra tecnica contro Volkov, che è il massimo più alto della divisione. Sì. E comunque Volkov, stiamo parlando di un massimo, cioè, di un massimo giacca e cravatta, cioè un massimo di altissimo livello, una tai eccezionale. Guarda, io ti avrei azzardato, tecnicamente parlando, forse la Muay Thai migliore della divisione. Tecnicamente, no, della divisione parlando, secondo me no, perché ci sta Gain. Però Gain non è Muay Thai. Ammazza. Perché? Che a me mi sembra molto, per livello di saltelli, mi è sembrato un po' più kickboxer. No, lui sicuramente ci avrà una grossa impostazione nel savat, la box francese. E me la ricordato molto lì in tanti switch di guardia. Cambio, uso dei frontali. Sicuramente c'è una grossissima impostazione su quello, ma l'uso dei gomiti e del clinch, quello è thai purissima e di altissimo livello. A me Volkov piace proprio perché la sua impostazione vera da thai, se sei alto 2 metri e tutta la gente per piatto in cazzotto in faccia deve saltare, sì che puoi usare una guardia da thai classica così. Bello, certo, il ginocchietto che si ha. Se sei alto 2 metri lo puoi fare, come te se andassi a fare thai su una divisione. Cazzo, a parte questo, però che ne so, di 84-85 kg avresti un vantaggio importantissimo sotto questo punto di vista. Fisicamente parlando, sì, ci può stare. Che poi può essere un vantaggio o uno svantaggio. Io amo gli atleti corti, perché sono sempre disposti a prendere 2-3 colpi, poi entrano in guardia, però ti fanno piangere. Anche nel jiu-jitsu in palestra abbiamo un paio di atleti corti che ci fanno vedere i sorci verdi, non faccio nomi, ma a me tutti mi fanno vedere i sorci verdi, quindi stiamo parlando. Io non conto. Vabbè, è ancora fresco. Resta il jiu-jitsu, roba, dice Magrek. Immagino tu resta il jiu-jitsu. Sì, Magrek, ho una vaga idea di chi possa essere. Claudio, se sei tu, batti un colpo. Perché questi... È figo vedere i nick, pensare... Cercare di capire a chi, esatto, associarlo, vero? Adesso vediamo un po' se ci ho preso oppure no. Ho preso. Colpo. È il nostro, amatissimo Claudio. Grande Claudio. No, resta jiu-jitsu, ma dove vado? Io voglio soltanto convincerlo un giorno, gli porto il caschetto e famo un po' di sparring. Così puoi riversare il tuo odio. Sì. Allora col cazzo. Un pochino, dai, il francesismo.
Comunque, tornando un po' a noi, stiamo divagando. Sulla card pure, di che altro possiamo parlare? Perché io farei vedere intanto quello che secondo me è stato il miglior colpo, colpo singolo. Hai troppa ciccia, non si sentono le ossa. Io sì, c'ho una panza infinita, ma roba è tutto charme. No, non penso che Gianluca Pulito, di con chi stai parlando? Con me o con Augusto? Che qua di ciccia ce l'abbiamo un po' tutti e ma due. Ma voglio a te. Non si capisce bene. No, Robbo. Allora, fatti rivedere sul tatami, fratellino, poi ne riparliamo. Oh, è una sfida questa. Io, guarda, i miei 200 li mettere su Gianluca. Sul tatami? Sì. Di jiu-jitsu col kimono? Ah no, di jiu-jitsu col kimono no, tutto il resto... Ah, ecco, tutto il resto non c'è storia purtroppo ancora. Comunque, vi faccio vedere questa clip, intanto guardate che macello... Parlando... Allora, guardate intanto come diciamo a Roma, la chiavica di sangue La cosa divertente è cercate di capire da parte di chi è sto lago di sangue. Pulito verso Spulito è roba da pay per view. Sì, Pulito verso Spulito ce l'avrebbe sta dentro quell'ottagono. Guarda che roba che c'è sta per terra. Ma dentro l'ottagono, chi lo sa? In un match di MMA non si può sapere. No, facevo una batturaccia sul tuo cognome più che altro. Non ci avevo pensato. Di Pulito non c'è proprio niente in questo match. No. E sì, quasi intuisce questa situazione di Scrabble chi sta perdendo tutto sto sangue. Colpo migliore della serata. Guardate, wow. Bim! La gente non è che si spegne, la gente muore per un colpo del genere di solito. Ce n'è stato uno simile portato da Pantera contro The Korean Zombie, una cosa del genere, ti ricordi? Sì. Però The Korean Zombie qua è andato e invece... Lui, tra l'altro, Jackson, devo dire... Jiu-jitsu di primo ordine. Questo è un ottimo colpo da parte di Rosa, nel senso che riesce ad andare in counter e questo colpo è pensato, non è... Questa è una cosa che sicuramente avrà provato e riprovato nel campo. È un colpo pensato, non è un colpo portato a caso, perché si vede proprio, va indietro e sfrutta la rotazione per dare velocità al gomito. E guarda anche il gomito. A me pare che Rosa abbia vinto ultimamente un match con un colpo uguale a questo, però non mi sorprenderebbe, guarda che esecuzione. Sì, è stata proprio provata e riprovata. Anche però Jackson ha fatto un match veramente eccellente. Lo fai per strada, ti chiamano il tentato omicidio. Ma infatti queste cose per strada non si fanno. Queste cose solo dentro una gabbia si fanno. Ma invece chiediamo un po'. Che qua ne abbiamo qualcuno dei nostri ascoltatori che ha fatto Thai. Che ve ne è sembrato dell'esecuzione di questa spinning elbow? Mi guardano dalla regia, mi hanno guardato malissimo perché stanno criticando tantissimo questa gomitata, il mio inglese, questa gomitata che è rotante. Infatti devo evitare di parlare in inglese. Questa gomitata rotante. Bello gomitata rotante. Oh, il razzo gomito. Bello razzo. Pacific Rim, razzo gomito. Che film incredibile. 10 e lode. 10 e lode. Che film incredibile. Lo sapevo che Pacific Rim. Il ragazzo che faceva Thai qua andava 10 e lode. Ci sta. Grazie Giallo per questo tuo commento tecnico. Eh sì, una gomitata da 10 lode, il colpo forse più bello che abbiamo visto in tutta la card, perché sì, secondo me sì, in senso assoluto. È un colpo studiato. Avvenuto nel momento giusto e tecnicamente è un perfetto. È un colpo da counter, un colpo da KO, è un colpo da KO impostato, provato, pensato. Cioè, è un colpo, come si dice, pensato e studiato come il colpo di Lewis contro Blades, sempre per dire qualcosa di cui stavamo parlando prima. Sono evidentemente avranno studiato Jackson, avranno visto che sbraccia, comunque non ha una box o delle mani così pulite. E hanno impostato questo colpo di rimessa, ma comunque ci sono stati tanti colpi di rimessa da parte di Rosa. Lui è stato molto bravo Jackson a capire che in piedi non c'era. Dal punto di vista dello striking perdeva qualcosa, nonostante abbia messo anche lui dei buonissimi colpi, e l'ha portato sotto il punto del proprio del grappling. E ci sono stati degli scambi molto molto interessanti tra i due. È stato un bel match. Jackson secondo me è un atleta che va tenuto sotto controllo. No, più che tenuto sotto controllo potrebbe riservare qualche sorpresa. Cioè, comunque 32 anni, sta in un undercard
di una fight night, vuol dire che o già il meglio, o già l'hai dato, o comunque non sei considerato, come dire, un atleta che può dare di più rispetto a quello. Di solito funziona che per dirti Romanov adesso, che stava in undercard, era l'ultimo match dell'undercard, ok, è stato lanciato, però è il quarto match in UFC, c'ha 30 anni. Romanov è uno che probabilmente il prossimo match sarà in una main card, forse anche da come neve, e se riuscirà a sfruttare le sue buone chance, magari il prossimo match sarà addirittura main event in una fight night. Poi è lì la questione. Poi comunque anche una cosa che rende fortunato Romanov è che da sempre i pesi massimi tirano. Sì. Le pay per view dei pesi massimi sono, basta vedere, di media sempre tra le più viste. Poi naturalmente ci sono gli atleti di spicco, gli atleti di punta che portano sempre le pay per view a livelli stellari, come Conor, come Nate. Sì, ma là si parla di un'altra cosa, si parla di show. Esatto. Ecco, cioè, a me con tutto il bene, perché poi io voglio un sacco bene, ma mi fa strano vedere un Nate Diaz o un Nick Diaz che comunque portano così tante views rispetto a... Ah, ma anche un Kamaru Usman, cioè, giusto per rimanere nella stessa categoria di peso. Ci sente? Ciao Dylan, ci senti? No. Mi sentite? Oh, adesso noi ti sentiamo. Sì. Ciao Dylan. Tu ci senti, Dylan? Sì, mi sento benissimo. Perfetto. E intanto benvenuto, sì. Piacere di conoscerti. Io sono Roberto, mio. E Augusto. Lui è Augusto. Allora, ti facciamo, già l'abbiamo fatti al tuo allenatore Riccardo, ti facciamo tantissimi complimenti per il match che hai disputato in Cage Warrior. Ci sei piaciuto da morire. Prestazione dominante. Io sono un grande amante di tutto ciò che è lotta, per cui vedere un wrestling e una greco-romana di questo livello a me mi ha fatto volare, per cui... Hai tutto il mio rispetto e la mia stima. Dagli tutto, grazie. Grazie. Detto questo, vorremmo innanzitutto farti qualche domanda. E poi, se hai piacere, ci piacerebbe avere qualche tua... Non so se tu hai visto l'UFC dello scorso weekend. Sì, non tutti gli incontri, però ho visto il Moldavo. Abbiamo già parlato di Romanov. Romanov ci è piaciuto, eh. Ti dico subito anche dov'è Randy Brown e Gooden. Jared Goffman. Gooden, ok. Gooden, solo questi due sono riuscito a vedere. Ah, quindi va bene, ok. Noi ti manderemo delle clip della Mackenzie Dern, perché ha disputato un match, come naturalmente ben sai, non ti devo star a spiegare nulla. La Dern è una grandissima atleta di jiu-jitsu brasiliano e si è trovata contro Mariana Rodriguez, campione nazionale di Thai brasiliana, atleta super in rampa di lancio. E secondo noi è interessante, ecco, vedere questi highlights con te, perché la Rodriguez porta a scuola la Terna, possiamo dire. Cioè, okay. Il movimento di footwork è impressionante ed è proprio un modo... Secondo me un'impostazione di combattimento utilissima per contrastare un wrestler forte, un jiu-jitsu forte. Infatti partiamo proprio da questa domanda. Tu da lottatore, quali sono gli atleti che ti danno più fastidio? Quelli che dici, cavolo, adesso portare a terra questo ragazzo non sarà per niente facile. Ok, no, sicuramente la difficoltà maggiore l'ho avuta proprio all'ultimo match. Con Malone, che era cintura nera di judo e credo marrone di BJJ, se non sbaglio. Mm-hmm. E rispetto a tutti gli altri match è stato quello che ho avuto un po' più di difficoltà per proiettarlo, e anche quando ho tenuto la posizione a terra ho fatto un po' di fatica a scaricare il ground and pound. Infatti poi mi ha sottomesso con un ambar all'inizio, poi con una kimura e con una chiudettina.
Certo, sì, ti sentiamo. No, arriva un po' in ritardo. Ah, ok, siamo noi che siamo in È il ritardo. bello della diretta. Se tu dovessi decidere, qual è la contromisura che porteresti per fronteggiare una atleta di questo genere? Tu, naturalmente, lui sei riuscito a portarla a terra, l'abbiamo visto Senza grossi senza problemi. grossi Il problemi, problema eh. è che anche lui magari voleva farsi portare a terra per poter attaccare. A me ha impressionato l'uscita della difesa d'armbar, penso tra l'altro una delle prime proiezioni che ha portato. Sì, all'inizio mi stavo, cioè, mi stavo e mi sarei fatto rompere il braccio pur di non battere. C'era lì. E Dici, a una certa ho mazza. detto, vabbè, me lo faccio spezzare, amen. E Beh, meglio grande, spezzato mi che sono disonore. liberato un pochino. Grande, come fece Giacaresso Uzza contro Roger Sì, Gracie, non so se alla grande, alla no, me lo grande. ricordo, me lo ricordo. Nogueira, Minotauro contro Mir, Nogueira insomma. contro Mir pure. Troppi ce ne stanno. O Mir contro quell'altro, l'altro peso massimo che non mi ricordo, che è proprio Armlock classica. Lago e con No? Silvia, Team Silvia. Team Silva, Team Silvia. Là con Dean che se rende conto e fa, Sì, oh shit. come al No, solito. là è stato bravo, se ne è reso conto. È Sì, stato l'unico che si è reso perché Silvia conto. poi tra l'altro stava Sì, continuando. Non... ha sentito crack, si sente proprio che fa, oh shit. Comunque, vabbè, qua intanto continuiamo a Allora, ti mandiamo, mandare guarda, dici se la vedi, Dylan, tu la vedi la sotto. Sì. clip? Sì. Sì, tanto è una clip lunga, la mandiamo mentre continuiamo a chiacchierare. Allora, adesso non so se riusciremo a mettere qualche highlight giusto, ma ci sono stati dei movimenti della Rodriguez Guarda come gli gira che hanno attorno. proprio mandato fuori strada la Dern. Secondo te, quanto un footwork è importante per difendere atterramenti vari o tentativi Guarda di qua che bravo, guarda qua che takedown? bravo. Guarda qua che bravo che ha fatto. Vabbè, sì, credo che il footwork, non dico che sia la base di tutto, però sia importante perché o sei un Khabib che può permettersi anche un piccolo ritardo delle entrate, poi riesci comunque a proiettarlo, se no diventa veramente un problema, perché comunque anche a questi livelli stiamo parlando di atleti che comunque sanno perfettamente difendere il takedown e anche proiettare, però molte Certo. volte si fa più fatica a difendere che a proiettare, specialmente se uno viene dalla lotta tipo Khabib. Quindi per me sì, il furto è importante, il furto e il tempismo sull'entrata, ma anche sui colpi sia importante. Ma io guardando adesso la clip mi ha fatto un'impressione al primo round come la Rodriguez sia riuscita sempre, ogni volta che stava quasi spalle alla gabbia, poi a ritrovare il... A parte questa volta che comunque qua ha Ecco, difeso benissimo qua la c'è stato il proiezione. takedown, qua c'è Qua c'era stato. una mezza ancata, Sì, però ha per difeso fortuna ci ha benissimo, è andato indietro col portato. culo e Sì, ecco, ha subito il aperto culo indietro. base. Sì. Ma diciamo che l'atterramento è brutto perché questa è stata proprio a me è sembrata proprio un seoi di judo, No, una ha provato ad simile. entrare più che altro con un goshi, quindi un colpo d'anca, che poteva essere Sì. un onokoshi, un haragoshi o se avesse spazzato con la gamba interna uno shimata. Comunque la Rodriguez là lo aveva difeso e spezziamo una lancia in No, l'ha favore della difeso Dern. benissimo. La Dern è La Dern è riuscita a stata brava poi mettere nello scramble. Sì, ma la Dern c'ha un jiu-jitsu è riuscita a eccezionale. mettere dentro la sua tibia, ha usato quello che in gergo jiu-jitero è lo shin to shin. Infatti, il secondo Un round massacre round comunque. è. Sì, il secondo round è stato l'unico che è stato L'avevo visto su Instagram, assegnato su FC, qualche live. alla Dern, sì, Sì, il secondo round è 49-40. stato l'unico in cui la Dern è riuscita a portare la Rodriguez a terra e comunque, parliamoci chiaramente, se un atleta del calibro della Dern ti porta a terra, uscirne non è facile, devi sopravvivere. Guarda l'uso dei calci, della kick. Ogni volta che la Derna riusciva a accorciare un pochino la distanza, la Rodriguez o inizia a camminargli addosso usando colpi dritti per scacciarla o mette il calcio. Dylan, te invece dici un attimo, faccio un'altra domanda tecnica che sembrerà Sì. stupida, ma magari per tanti appassionati che non ne sanno molto potrebbe essere importante. Quando scegli il momento giusto per
se si può dire così, attivare il tuo game plan, cioè dire ok, è il momento di provare il double leg, è il momento di entrare in single leg, è il momento di, che ne so, mo ho detto un po' di nomi, poi dimmi te. Sì. Guarda, ti sono sincero, Gio, purtroppo molte volte non ci penso. Sono più che altro gli automatismi. Ovviamente sì, ci penso, diciamo, il minimo per prendere il tempo sul double single leg, ma non ho diciamo un tempo fisso, quando me la sento non ci penso due volte. Ok. Allora, okay. Guarda, ti mando un attimo un momento, perché questo è stato un po' una cosa che si è ripetuta all'interno del match fra la Derna e la Rodriguez. Dovrei far vedere come la Derna prova a accorciare la distanza e prenderle una gamba, e come invece viene difesa dal clinch da Rodriguez. L'avevo già vista un paio di volte, ma questo qua si vede bene però. Appena arriva, eccola. Mette subito il braccio a schermo. Sì, ma non ce l'ha aspettato. Sì. Anche perso. Perché ha difeso sempre in questa maniera. Questo forse è il momento in cui si vede soltanto un pochino più pulito. Mette il braccio a schermo in modo da allontanare la testa, non mettere le pressioni addosso, e poi scalcia quasi all'indietro. Beh, io immagino che la Rodriguez, correggimi anche te se sbaglio, Dylan, questo è il mio pensiero. Sì. Io immagino che nel camp, per affrontare una lottatrice come la Dern, l'80% del camp, sia sulla difesa dai takedown, sì, e su come tenere le distanze, non credi? Sì, no, concordo pienamente, sia sulla difesa del takedown, ma anche sulle difese delle submission. Sì, ma oltre a questo non so se hai notato anche come, cioè, tutti i clinch della Rodriguez erano clinch molto veloci. Prende il clinch, porta uno o due colpi, poi rispinge il clinch e ricomincia a lavorare. Qua la Rodriguez nel round 4, che è suonata la campanella, si mandi un secondino indietro, la Dern fa un passaggio di jiu-jitsu. Sta in omoplata. Esatto, fa un passaggio di jiu-jitsu molto bello. Perché già da qua. Innanzitutto con la sua gamba molta destra alta, passando sopra il braccio, guarda qua vedi. Non si sta. Guarda come l'ha bloccata. Esatto, la Dern non si sta precludendo la possibilità di attaccare un triangolo. Certo. Perché farebbe passare la gamba là. Esatto, se la Rodriguez. Si dovrebbe già con un braccio dentro piuttosto che. Se la Rodriguez va con un braccio dentro, la Dern attacca triangolo. La Rodriguez questo non lo fa. E attacca e va subito ad attaccare l'omoplata, che poi anche qua bello. Sì, no, l'omoplata è una delle sottomissioni più belle, e allo stesso tempo, correggimi sempre se sbaglio, Dylan, io parlo da libera. Guarda qua come entra. Io penso che l'omoplata sia una delle tecniche più belle, allo stesso tempo una delle più difficili da tirare. Tu che ne pensi? Guarda bene come gira. Sì, l'omoplata sì. Qua era messa, sì. Comunque basta in maniera molto verificata, sembra, cioè per la difesa basta fare una piccola capriola e sì, soprattutto se non hai capriola, se stai senza chi, quindi no, chi attacca non può neanche aggrapparsi, sì, per tenerti. Rarissima, ma proprio rare volte ho visto l'omoplata nell'MMA, intendo. Sì, penso guarda, ci sono uno forse nella storia dell'MMA proprio uno o due finalizzazioni per omoplata. Uno, due, sì. Non di più. Sì. Perché è più difficile attaccarla che difenderla. Esatto. Cioè c'hai quel momento di scramble in cui se prendi il tempo fai una capriola. Basta una piccola capriola, sei già fuori. Esatto, usi la testa per far ponte dall'altra parte, ne esci in qualche maniera. Se non hai messo bene il puntello, come si suol dire. A differenza della Kimura, esatto, che meno male la riesci a bloccare con le gambe chiamando guardia, e quindi lì non ha più mobilità, ma con l'omoplata ha praticamente solo questa parte bloccata, il resto è tutto libero, quindi riesci in qualche modo ad uscirne. A gestirtela. Ma poi la Kimura è un controllo. È un controllo veramente forte. Ma oltre a quello, cioè la Kimura ti permette. Cioè almeno tre transizioni da Kimura. Puoi attaccare in Kimura,
poi trasformare in un violino, se non va il violino poi andare ad attaccare in americana dall'altro lato. Cioè l'omoplata invece mi dà sempre l'idea che sia più un pezzo rispetto che poi a una finalizzazione in sé per sé, cioè provo ad attaccare magari dalla guardia chiusa un armlock, non ci riesco, poi a seconda di come metto il peso decido se andare ad attaccare in triangolo o in omoplata, però ecco, mi viene difficile da pensare un attacco in omoplata diretto. Sì, io ti posso dire, la penso abbastanza come te, c'è anche a dire come al solito, poi devi sempre vedere anche come reagisce il tuo avversario, perché a seconda dei movimenti che fa lui tu metti l'attacco giusto al momento giusto, quindi qua era, ti posso dire che secondo me era tight, era stretta, era molto chiusa e sarebbe stata difficile da difendere, però la Rodriguez come si muove. Ha fatto un match veramente veramente perfetto sotto ogni punto di vista, secondo me ha fatto il match che devi fare contro un grappler, un wrestler più forte. E non hai, e sa di non avere il KO power necessario. E allora Dylan, torniamo un attimo a noi e veniamo un po', dici se lo puoi dire, c'hai già qualche match all'orizzonte? Sì. No, purtroppo no. Ha combattuto l'altro giorno, dai un attimo, cioè se non la riposa pure lui. No, tanto ritorno già dalle note oggi, ho detto prima. E mi sto facendo passare solo un po' di croste le ginocchia e il resto per fortuna tutto bene stavolta. Ok, ti sei tornato ad allenare. Dici un po', un atleta del tuo calibro, un pro, come si allena in questo momento? Che cosa, come si compone la tua giornata? No, ok, ora vabbè sono a Bari dalla mia famiglia, mi sono preso 2 settimane di scarico, ne ho approfittato per farmi il tatuaggio. Giusto. E quindi niente, ovviamente gli allenamenti sono molto molto blandi e mi alleno una volta al giorno. E niente, siccome qua non ho comunque palestre specifiche, non lo so, sul grappling, sulla lotta, quindi faccio molto cardio e fisica per l'azione atletica. Ok. E poi lunedì prossimo ritorno a Roma e rientro di nuovo in camp, anche se non ho il match. Perfetto, giusto. Perfetto. Pensi che, se si può dire sempre, il prossimo match lo disputerai in Cage Warrior? Chi lo sa? Io lo spero. Vabbè, la prestazione è stata tanto convincente, sì. Perché no, dai? Perché no? Sì, a molti non è piaciuta, perché anche l'esordio, perché nel mio stile, ovviamente molti cacciano una scazzottata, cioè cosa che io la farei pure, non ho problemi. Il problema è che poi ho questi automatismi con la lotta e quindi tendo a portare il match a terra. Guarda, oltre a però quello, ovviamente io devo fare il mio e la cosa che conta in altre poppi della vita è lo score, quindi quello che conta alla fine è quello che decidono i giudici o quello che dice il tappeto. Sì. Poco da fare. Ma sì, poi questa cosa io non l'ho mai nascosto, l'ho sempre odiata parecchio, il questa storia che voi dovete per forza piacere al pubblico, a me non mi va proprio giù, non mi riesce ad andare giù. Cioè, che vuol dire? Ho fatto lotta, non mi è partiamo. Cioè, come diciamo a Roma, fatte cazzi tua, cioè io ho vinto, ho vinto punto e basta. O sbaglio? Noi molta gente è appassionata proprio per quello. Però non so ovviamente che nell'MMA, siccome c'è la lotta in piedi, c'è anche la lotta a terra. No, infatti guarda Khabib, è una delle particolarità proprio, cioè il fatto di avere uno stile di combattimento quanto più simile poi alla simulazione di un combattimento reale, se vogliamo metterla così. Sì, mettiamola proprio così. Io penso che se Khabib becca per strada qualcuno, per strada gli danno omicidio. Sì. Perché sì. Ma tu considera una cosa comunque. Qua nei vari corsi di formazione, sia militari, comunque dei corpi di polizia e tutto quanto, il focus non è su imparare a fare cazzotti, imparare a tirare a calci, il focus è imparare a lottare, vai sul corpo a corpo. Sì. Dylan, te a quanti anni hai cominciato? E con cosa? Allora, io ho cominciato col judo all'età di 6 anni,
poi ho cominciato la lotta all'età di 12 anni. Cioè, e la tua transizione verso le MMA quando è cominciata, e se vuoi raccontarci perché è cominciata? Sì, allora, vabbè, io ho cominciato a fare MMA 3 anni fa, quindi non tantissimo. Niente, praticamente io ho cominciato, vabbè, con la lotta, poi sono stato quasi 10 anni in nazionale, quindi la strada era molto... era molto lunga e sensata, nel senso che si poteva anche pensare di entrare nei gruppi sportivi, perché comunque ho vinto campionati italiani, ho fatto europei, mondiali, poi niente, per una questione, non so se si può dire, però per una questione di raccomandazione, ecco, diciamo così, ho dovuto lasciare. Ah, sì, Non so se si può dire o non vorrei. Ma no, guarda, con noi puoi dire quello che ti pare. Comunque è la classica storia all'italiana, dai. Mi hai dato anche un grosso spunto su un'altra questione che magari vorrei approfittare della tua presenza per affrontare, cioè il fatto che in Italia c'hai un modo di vedere lo sport molto sovietico, tra virgolette, cioè. I grossi gruppi sportivi messi all'interno dell'esercito, non esistono delle strutture private alla fine che riescano poi andare a competere e attaccare quello. L'età che avanza, perché finché sì. Sei ragazzino non ci pensi, vivi anche dei tuoi, non ti piace più di tanto, ma a lungo andare, da quando passi ai senior, che è un altro mondo, cioè cadetto è un mondo, junior è un altro, è il senior come si dicesse medie, superiori, università. Tre mondi completamente diversi. Sì, sono mondi completamente diversi. Poi cioè, non so bene per lotta per gli sport lottatori effettivamente com'è, ma a me quello che ha sempre fatto impressione è stato vedere pochi pugili passare dal dilettantismo al professionismo. Cioè, se tu pensi che Usyk, che... ripeto, io non smetterò mai di dirlo, ha fatto uno dei match che verrà studiato nella storia della box contro Joshua. Okay. Usyk è uno che ha vinto il titolo contro Russo, e Russo già stava alla terza Olimpiade, comunque era già un atleta anziano, esatto. E che Cammarelle Ida è un atleta che io adoro, e non cioè, dopo il 2008 c'è stata una grande rinascita del pugilato grazie a Cammarelle e al Russo, per carità, tutto bello, ma cioè, non, se tu pensi a quelli che sono i campioni dilettanti statunitensi o anche Deontay Wilder, ma Pulev, che è il bulgaro, quello che ha combattuto contro Joshua prima di Usyk stesso, Joshua, sono tutti i pugili che hanno fatto un percorso di eccellenza nel dilettantismo. Ma secondo me era predestinata comunque la scelta, nel senso, scusami se ti interrompo. Scusami tu, figurati, devi. Loro, credo, poi non so, però loro secondo me avevano già la strada, dicendo faccio 8 anni di dilettante per poi passare al professionismo. Sai qual è secondo me la differenza? Era già organizzata. Sai qual è secondo me la differenza? Che lì tu, palestra privata, prepari il tuo pugile e poi lo mandi ai trial, ok? Cioè. E se passano i trial entri a far parte della squadra nazionale, ma tu che vai nella squadra nazionale è un prestito, tra virgolette. Cioè, nel senso, è come quando a pallone mandi i giocatori per la partita nazionale. Uh-huh. Li mandi là, gli vai fare 6 mesi di camp per prepararsi all'evento, ma una volta che finisce l'evento, i pugili rientrano alle loro palestre d'appartenenza. E là poi stiamo parlando di palestre d'appartenenza in cui ci stanno almeno 5-6 professionisti per palestra, per ring, è proprio un altro modo di pensare. Beh, è un po', mi allaccio al discorso Dylan, ti faccio anche questa domanda. Sì. Quanto a livello di preparazione per i tuoi match, lo soffri il fatto magari di non avere tanti sparring partner qua in Italia? O forse no? Guarda, sì, ti sono sincero, sì.
perché comunque per fortuna grazie a Ricky Ford riusciamo ad andare a farci dei camp anche fuori all'estero. Siamo stati due anni fa in Thailandia, la Tiger. Io sei stato da Chimaev. Due mesi fa ci sono stati in Pet da Chimaev. E poi ci devi raccontare qualcosina su Chimaev. Ok, mostro vero. Comunque sì, l'ho notata molto la differenza. Cioè, veramente avevamo l'imbarazzo della scelta di fare spine pass. Qua in Italia, ma non parlo della mia palestra, ma parlo proprio in Italia, siamo davvero pochi, però per fortuna Rick e Borg hanno contatti, quasi tanti contatti con altre palestre, siamo sempre ad organizzarci per fare sparring, perché comunque è giusto pure che sia, perché sennò non c'è mai una crescita. Ma infatti questa... stare sempre nella comfort zone. Secondo me non c'è mai testa, non c'è nessuno mai che ti mette in difficoltà. Esatto, e secondo me conosco lo sparring partner da 10 anni, ci fa sempre i guanti, ci fa sempre le cose, a un certo punto non ti è manco più utile. Io ne approfitterei, e tu non sei più utile a lui. Esatto, io ne approfitterei anche un attimo per fare un saluto a Rick e Borg, di cui parla lui, sono Riccardo Carfagna e Lorenzo Borgomeo. Se ci stanno a sentire, se ci stanno a vedere, li salutiamo con tanto amore, con tanto affetto, e speriamo di rivederli presto. Tanto Dylan qua, da come ci diceva, lunedì sei già di ritorno in palestra a sputare sangue, a versare sudore là su quel tatami. Comunque, infatti, a me sembra di vedere che appunto Riccardo Carfagna e Lorenzo Borgomeo stanno facendo un ottimo lavoro. La struttura è bella, i macchinari ci sono, c'è tutto. Quello che manca qua in Italia è un po' lo sparring partner, purtroppo, perché ancora l'MMA si può dire che è uno sport di nicchia. È evoluta. In Italia saranno tutti sport di nicchia, purtroppo. Parliamo se chiaro. Il calcio. Esatto. Calcio, io sono un grande appassionato del pallone, però... A me fa schifo. Io sono appassionato solo perché gioco le schedine. mi pare comunque un buonissimo motivo per seguire il pallone. Io Dylan, ti faccio fare due risate. Non ho mai capito niente di calcio. Per avvicinarmi un po' a mio padre, che ne capiva di più, ho detto: dai, facciamo le due schedine insieme. Io ci metto i soldi. Te, non ho mai vinto niente. Dopo 10 anni che non ho mai vinto niente, ho lasciato perdere. Perché te sei stato ripugnato anche da tuo padre. Eh? Che dici, Dylan? No, hai fatto benissimo, perché solo a rimettere. Sì, potevo pagarmi una seconda università, forse. Comunque, dai, allora, ci hai lanciato la palla, io la voglio prendere al balzo. Raccontaci un pochino di Chimaev, perché noi l'abbiamo visto due volte in UFC. Tutte e due le volte ha lottato in due categorie di peso differenti. Ha disintegrato tutti e due gli avversari, con pochissima distanza di tempo da un match e l'altro. Un record è stato. Com'è questo ragazzo? Allora, guarda, io ci ho proprio lottato insieme, tipo, ma sono messo 6 volte in 5 minuti, così. Bene. Quindi stiamo parlando di una bestia, allora. Ok. Vabbè, però, scusami, solo questo. A livello fisico è molto più grosso di te, immagino. Sì, peserà 25 kg minimo. Quindi che fuori camp saranno, esatto, fuori camp sta quasi sui 90 kg, Chimaev, immagino. Sì, diciamo, non sembra, ma lui, essendo molto alto, quindi comunque fa peso, non è no, ma si vedeva un lottatore chiuso, tozzo. Si vedeva nella foto che hai messo te su Instagram. Era cioè proprio grosso, proprio spesso. Quindi dici, a livello, cosa ti ha colpito di più? La sua lotta libera, il suo jiu-jitsu, la sua greco-romana, la sua velocità? No, la sua testa. Sì, a livello tecnico, sì, ti direi no, la lotta. Però ti direi anche la testa, perché non si fermava mai. Ok. Mai. Questa è una bella cosa che ci stai dicendo. Cioè, noi tipo facevamo, entravamo alle 9 in palestra, facevamo 9-10 sacco, 10-11 e mezza lotta a parete, senza mai fermarsi al giro, a gruppo di 3, poi finivamo, andavamo in finita a correre.
noi ritornavamo, io facevo, che ne so, stretch, comunque chiudevo poi andavo in albergo, lui continuava ad allenarsi, io ritornavo poi il pomeriggio in palestra, era già lì a fare le operazioni. E la cosa che mi ha colpito pure è stata, lui si allenava con le classi amatoriali di jiu-jitsu. Sì, no? Con le classi amatoriali di jiu-jitsu? Di jiu-jitsu. Stava lì e si allenava tranquillamente con tutti e diciamo questa cosa mi è piaciuta. Migliore fondamentale. Quindi è una persona, sì. È una brava persona, è di cuore, si no, mette a disposizione, sì, del, sì, team. Sì, sì. Solo quando si allena non vuole essere toccato, però al di fuori è veramente una bravissima persona. Ma guarda, sono molto contento, perché poi se lo vedi quello che dice nelle conferenze, nelle post, io sono qui per distruggere la divisione, non mi datemi, sì, tutti, sì, uccido tutti, ti fa pensare che comunque sia una persona un po' dura, no? E invece vedi quello che, sì, dice, no, te... no. Vabbè, lo sappiamo che in questo mondo con la telecamera accesa dobbiamo dare un impatto diverso rispetto a, certo, a diciamo, la vita quotidiana. Guarda, vabbè, guarda, è un po' per creare hype. È un po' quello che stavamo dicendo prima, no? Devi fare un po' lo show. Devi fare lo show, devi creare hype, sennò la gente non, sì, è contenta. Guarda, sì, quello che sta facendo Colby Covington. Io lui lo odio, penso che... Poi, guarda, io ti posso dire una cosa, Covington a me non è che fa pena, però mi fa anche tra virgolette tenerezza, perché poi se vai a leggere le interviste, ma anche se vedi quello che era Covington fino a un certo punto, era un atleta completamente diverso, cioè, anzi un personaggio completamente diverso, anche se vai a leggere quelle che sono le interviste dei suoi ex compagni di allenamento e tutti quanti, dicono tutti, guarda, Colby è uno zuccherino. Soltanto che c'ha sta cosa che quando c'ha la telecamera accesa deve dar de matto. Ma è una dicono che è una cosa che lui adesso ormai soffre tantissimo, perché non riesce più a uscirne. A uscirne, non riesce più a scindere. Ma come McGregor, non riesce più a scindere quella che è. Io ho saputo che McGregor senza telecamera è la persona più buona di sto mondo. Ma guarda, non stento a crederlo, perché anche McGregor è uno di quelli che si è costruito un grosso personaggio per andare avanti. Però ti posso dire che merita, purtroppo, è così. Lo so, però... No, è vero. Sì, cioè, punto, poi i biglietti in qualche maniera si devono vendere, questo è sempre... No, sì, dico pure... su Twitter, la cosa, sì, che scrisse... Sì, pesante. Pesantissima. Sì, pesantissima. Là, però là entri proprio in un altro mondo, secondo me. Io faccio sempre una cioè, che poi ci vuole così un passo falso, boom. Sai che è di bravo, là, che su questo io insisto sempre, che esistono dei match che ti cambiano la carriera in bene e in male. Io guarda, cioè quello che è successo, quello che ha fatto Khabib a McGregor è una di quelle cose che rompe un atleta, secondo me. Non, sì, in conferenza stampa disse Khabib a McGregor, ti farò ritornare umile. Giustamente, lo ha fatto. Ma oltre a quello è... l'ha proprio portato a scuola, cioè, Khabib è il parlare in gabbia, cioè il momento in cui McGregor si rompe è fra il terzo e il quarto round. It's only business. Esatto, quando gli chiede, cioè gli dice Khabib? Basta, sì, sì, perché gli dice basta, it's only, okay, business. Cioè, là è la caduta di McGregor personaggio e la caduta, no, di McGregor. La sapevo, questa... Guarda, se ti vai a rivedere, poi magari ti giro giriamo un video su YouTube, sì, che sì, si sente molto bene. Ci sta. Allora, considera secondo e terzo round, c'è Khabib in grande impound. Let's talk now. Adesso guarda, te lo cerchiamo proprio in live e lo commentiamo insieme, ci facciamo due risate. Ma qua c'è il mouse che si è spento? No, Robbo, funziona. Ah, ok. Sei tu che non ci vedi. È andato, sono io che... Cerca Khabib Talks. Mi sa che... Ma mi ha Khabib. L'abbiamo preso subito. Eccolo qua, guarda. Manda audio. Li metti in pausa? Lo mettiamo dall'inizio. Questo è proprio il momento in cui scarica il grande impound. Boom. E glielo guarda qua. Dice, voi siete degli eroi, ora qua glielo dice. Fate delle cose. Let's talk now.
Let's talk now. Naturalmente lo spappola, perché qua McGregor non sta facendo nulla, sta solo evitando di morire sotto i colpi di Khabib. Ha visto un grande pound più cattivo di questo comunque. Io penso, guarda come gli va dietro la spalla, per carità. Khabib lo dice. Ah, sì, poi io penso che Dylan ce lo possa confermare, che lo scarico del peso e la distribuzione del peso di Khabib sia al di fuori dell'umana comprensione. Cioè, scaricare così da guardia stack, cioè, è tosta. Qua stava spaccando la mascella pure. Sì, vi sento benissimo. Mi sentite? Lo sentiamo, non lo sentiamo più. Oddio. Scusaci, Dylan, arriviamo. Per Nick è tanto bello, è tanto ben voluto le donne, ogni tanto, però... Mi sentite? Adesso, sì. Adesso ti sentiamo. Adesso sì. Tu ci senti? Okay. Ecco, l'hai visto? Sì, mi sento bene, mi sentivo anche prima. Ah, ok, perfetto. Siamo... Guarda, noi guarda, qua c'è proprio il momento in cui ti diciamo, vedi, let's talk now. E qua alla fine di questo round McGregor si alza e gli dice: oh, it's only business, cioè tenta di scusarsi, di fargli capire, guarda, non mi uccidere, per favore tengo famiglia, non mi uccidere. Stavo adesso dicendo Khabib, mi sentite? Sì. Ok, Khabib in una conferenza stampa disse in intervista: non ho mai avuto piacere a picchiare i miei avversari, ma con Conor sì. Infatti la vedi la differenza comunque. Sì, quando sì. ha combattuto con Conor e... No, sì, ma era... No, ma con Conor lo voleva proprio gonfiare, lo voleva punire, sì. Lo voleva ridimensionare. Guarda, secondo me McGregor deve ringraziare chiunque ci sia là sopra, chiunque che l'ha beccato in un ottagono e non per strada. Sì, che l'ha boccato in un ottagono, perché secondo me se si comunque c'è da dire pure che paradossalmente grazie al match come McGregor ha avuto un sacco di... Esatto, sì, Khabib, diciamo, ha avuto un sacco di visibilità. Sì. Visibilità un sacco proprio. Sì e no, secondo me, sai, cioè, ha avuto sicuramente un grosso boost di visibilità per quanto riguarda il mercato statunitense, però Khabib è l'atleta più popolare della Russia e stiamo comunque parlando di un bacino di utenza poi rispetto a questo tipo di sport molto molto grosso, molto molto ampio. Ah, ma infatti, tra l'altro Khabib finisce e si apre la sua promotion, la Eagle Fight, esatto, MMA, che è una promotion molto molto seguita. Ma secondo me era scontato pure. Perché comunque lui in Russia può fare veramente quello che vuole, lui è un dio, A me quello che ha impressionato nella carriera post fighter di Khabib, a parte non ci scordiamo una cosa, Khabib coach sta dicendo più il suo più che bene anche. Sì, sì. Ma Abdullah, il papà di McGregor, era Abdulmanap. Scusate, le mie pronunce sono ormai famose. No, io neanche lo sapevo, immagino. Abdulmanap, il papà di McGregor, è stato nel panorama della lotta libera russa dio. È stato uno dei grandissimi maestri internazionali. Esatto, maestro internazionale, non mi viene a caso. Mi piace tantissimo questa cosa, maestro internazionale di sport, sono quattissimi. Come a scacchi, gran esatto, maestro. Sì, sì, esatto, è bellissimo. Ma invece dici una cosa, Dylan, che ne pensi, lo sappiamo già la risposta, però coloracela un po', della scuola di lotta libera daghestana, o comunque della scuola russa di lotta libera che... Sì. Guarda, io anche con la lotta ho girato parecchio, ho girato tutta Europa e ti posso dire che ancora ad oggi la scuola russa è imbattibile. Che cosa fa la differenza secondo te? Guarda, sullo specifico non saprei dirtelo, però hanno una tecnica al di fuori della norma. Guarda, tornando a quello che dicevi, hanno una costanza, ma anche dopo allenamento loro continuano ancora a rifinire le tecniche o le lacune, ma anche quando stavamo alla Tiger Muay Thai, loro finivano l'allenamento, si mettevano lì, si studiavano la tecnica parete, si mettevano quella tecnica parete o qualche difesa al singolo, dal double, cioè è come se fosse un altro allenamento. 24H, si pensa solo a quello, 24H. Sì. Forse no, la differenza potrebbe stare proprio là,
nella... Ma oltre a quello, guarda, ti interrompo perché mi volevo riagganciare anche a quello che dicevi prima di Brown contro Gooden, su proprio quanto può sembrare stupido un infortunio come quello riportato, quanto invece è importante. Se, cioè, a me quello che ha fatto sempre impressione di Khabib, di Makhachev, o comunque di tutti, ma anche di un altro che a me fa impazzire, che è Askar Askarov, peso... Ah, ok. Che è peso Mosca, mi pare, o Mosca o Piuma, comunque russo. Ma un leggerino, insomma. Sì, ma dominante, veramente dominante. Quello è il prossimo campione della divisione di Moreno. Quello, secondo me, è il prossimo campione di divisione. È proprio, è come usano le dita dei piedi per portare pressione, cioè è una cosa clamorosa. Nei video di Khabib si vede benissimo, a un certo punto, quando sta da una posizione di side o comunque una posizione in ginocchio, si tira su sugli avampiedi, inizia veramente a camminare come se fosse la cosa più normale del mondo e riesce a mettere una pressione con quel movimento infinita, veramente infinita. Un po' come nel jiu-jitsu, quando andiamo a isolare il braccio e camminiamo con la dita, con le dita delle mani, esatto. Per andare a prendere, sì, o comunque un armlock, un'americana, però è la camminata. The walk. Va bene, Dylan, ti abbiamo disturbato abbastanza. Ci ha fatto... No, ma che un piacere. Ci ha fatto super piacere. Ci ha fatto tanto piacere a noi intanto conoscerti e poi farci due chiacchiere con te. Quando vuoi tornare, senti libero. Spero che anche tu ti sia divertito un pochino. Devo solo finire di mangiare il secondo la frutta. È l'alimentazione, sappiamo che è importante, dai. Non ce lo dobbiamo stare a dire. Anche in quel caso si può chiudere un occhio questa settimana. Dai, io quando torno qui a Bari, che mia madre sa che tutti i panzerotti, tutte pucce, sa che ho perso quei 5-6 kg. E già 5-6 kg dice: no, saremo, si preoccupa, lasagne, orecchiette, bello, no, di mamma, no? Le orecchiette alla cima di Rafa. Buono, io sto a dieta, non mi disse cose, ne prego. Senti, allora Dylan, intanto è stato un piacere, ti ripeto, è stato un piacere conoscerti, è stato un piacere chiacchierare con te. Spero che tornerai a farci visita, magari quando sei a Roma, se hai voglia di venirci a trovare proprio a studio, ci facciamo due chiacchiere faccia a faccia. Okay. E se poi hai voglia di venirti a allenare un po' con noi, noi siamo... Là decide il boss, purtroppo. Là lo so che decide il boss, però il tuo boss, Borg, è un grande amico del nostro maestro di Jiu-Jitsu, quindi se tu hai voglia di venirti a fare un po' di Jiu-Jitsu col kimono... O di venirci a picchiare senza kimono. Oh, molto più probabilmente. Noi siamo lì alla Tribe Jiu-Jitsu, no, che ti aspettiamo. Jiu-Jitsu, sì, qualche volta l'ho fatto con allenamento di Jiu-Jitsu. Bello, bello. Noi siamo lì, a braccia aperte, e ti aspettiamo, così ci insegni qualcosa, va. Va benissimo. Buon fine pranzo. Buon fine pranzo, buon fine settimana, buona settimana di riposo. Ciao Dylan. Ciao Dylan. Buon riposo. Vi ringrazio, alla prossima, un abbraccio. Alla prossima. Ciao Dylan. Ciao. Ciao. Beh, ragazzo simpatico, carino, alla disponibile, mano, forte, sì. Ce l'ha tutte sto Dylan, tutti, Dylan. Adesso lo voglio vedere in UFC. Dylan, se ci senti, ti voglio in UFC tra poco, voglio secondo stare me... lì, voglio dire, ma lui lo sapete che stava con noi, secondo me, guarda, un match o due. Ecco, vedi, mi sono scordato che volevo chiedere una cosa, poi mi sono scordato. Ce lo teniamo per la prossima volta, perché sì, tu hai detto che tornerà, magari sì. Gli volevo chiedere, sai cosa, com'è il percorso per poter entrare alle Contender Series, perché sicuramente penso almeno che ci stia pensando, che stia valutando questa ipotesi, ed è un percorso interessante, cioè non è così scontato entrarci, non è così scontato poi avere un contratto in UFC dopo aver partecipato alla Contender Series, però... No, anche perché, come diceva sempre Joe Rogan, la Contender Series è vero che devi vincere, ma devi anche impressionare, devi convincere, devi, cioè, vincere, è più importante convincere, rispetto, esatto, a vincere. Puoi anche andare giù al primo round, però aver fatto una prestazione ultra buona e venir selezionato comunque. Io continuo a dire che a me questo modo di questo metodo di scouting dell'UFC molto a raggio di ruota, quindi molto diverso, diversificato, da una parte piace molto,
Dall'altra però riporta sempre a quel problema che dicevamo, che diciamo sempre, cioè di una fascia media di fighter che sono sottopagati e che veramente vanno a fare i sacchi per 10.000 dollari. Di questi 10.000 dollari poi 5.000 se ne vanno in tasse, di questi 5.000 che ti restano 2.500 devono andare al tuo team, e 2.500 forse ci paghi una parte delle spese mediche, forse. Per non parlare del fatto che a seconda di come è andato l'incontro, a seconda di quante botte hai preso, a seconda di tanti altri fattori, non è detto che tu possa fare un combattimento a distanza ravvicinata, possono passare anche Qatar gli hanno dato Mojica Chikadze, che è il mostro della divisione al momento. Io quella è un'altra cosa che non riesco a capire. Non riesce a capire, è che non Qatar... so se gli vogliono male a sto ragazzo o se invece lo vogliono lanciare. Non lo capisco. Allora, Qatar ultimo match ha preso pugni e basta. Cioè, nel senso, niente calci, niente, soltanto pugni in faccia. È servito a dimostrare quanto è forte Holloway. Esatto, cioè è stato uno showreel di Holloway che faceva cose, che schivava i suoi colpi guardando. E nonostante questo, a Qatar, cioè nonostante non sia andato giù e tutto quanto, nonostante questo, a Qatar hanno dato l'ok per rientrare in gabbia molto dopo rispetto a una atleta che prende in KO. Cioè, questo per darvi un'impressione di quanto sia sia peggio. Torniamo al discorso che facciamo prima, che abbiamo ribadito tantissime volte. Avere un buon mento è bello, è divertente, perché riesce a incassare tutto quanto, ma non è una cosa che vi fa un gran bene, ragazzi. No. Spegnetevi, lo dico qua e lo ribadisco, è meglio prendere un KO brutale che prendere 10 round di cazzotti in faccia. A proposito di questo, io vorrei anche cambiare 10 round di cazzotti in faccia, lo sapevo. Ieri è tornato in scena. Allora faccio solo un piccolo cappello introduttivo, perché poi qua parlerà più Augusto, perché l'esperto è lui. Io vi voglio far vedere soltanto una foto, anzi prima voglio far vedere questa foto di Robbo che tenta di arrivare in tempo per la live. Devo dire che ci è riuscito, però Robbo non mi far prendere più questi colpi. Sto arrivando, datemi tempo. Sto arrivando. E poi ragazzi, ho visto Nina volare e ci è piaciuto. Mamma mia. Allora, tra la notte orario europeo, tra sabato e domenica, sabato notte e domenica mattina, sì, è andato in onda un grandissimo match Tyson Fury, Deontay Wilder 3. Allora, ricordiamo una cosa, qua c'è da fare un piccolo cappello introduttivo su chi sia il re degli zingari. Allora, fai una cosa, parli del Gypsy King, io dico poi due parole su Wilder. Va bene. Così allora, mi dai un pochino di spazio anche Gypsy a me. King ha 30 anni, è una completa anomalia nel panorama dei pesi massimi. ragazzi, stiamo parlando di un atleta alto 2 metri che si è presentato within a più di 120 kg. Un fisico un po' fisico bruttino, inesistente. Ma lui nonostante questo, ha cominciato a fare box perché? Perché lui è un pavé, quindi è di discendenza dei traveler, degli zingari irlandesi, da cui il nome Gypsy King. È figlio di un campione della Lega Zingara, come si può dire, proprio di box a mani nude. Ha iniziato a boxare a mani nude in quello che voi potete pensare proprio, non so se avete visto The Snatch. Noi imparavamo a andare in bicicletta. Esatto, lo strappo di Guy Ritchie. Quando combattono Brad Pitt e Giorgi Meraviglia. Quel maledetto zingaro era un campione di box a mani nude. Traduzione, era più duro di un chiodo da metallo. Ti piacciono i coni? Filmone. Film incredibile. Se ragazzi, non l'avete visto, recuperatelo. Recuperate quello e recuperate Lock and Stock, che è il primo di Guy Ritchie, sempre con Statham. Ma un'altra perla. Quale? The Gentleman. Che è l'ultimissimo di non l'ho visto ancora l'ultimo. No, vabbè. Ma a me piacciono anche molto King Arthur, devo dire, suo molto dinamico, molto molto veloce. Vabbè, parentesi per farvi capire che siamo due persone siamo di cultura. Siamo due nerd di merda. Che non parliamo solo di gente che si spacca. Top from above. Che genio. Per chi non lo sapesse, quello è Starship Troopers, basta, non dico altro. Comunque, un insetto buono, insetto morto. Stavo dicendo, che genio. Che sei un genio. Ritorniamo a noi. Gypsy King,
E oltre a questo, io, cioè, è bello anche che Fury sia un advocate, uno sponsor rispetto alle malattie mentali. Fury, dopo, intanto, è imbattuto, partiamo da questo presupposto. Ma nonostante questo, Fury, dopo i primi 20 match, ha accusato un fortissimo calo depressivo. Ha iniziato a fare uso di cocaina, alcol, si era completamente lasciato andare. C'erano delle foto imbarazzanti di Fury, veramente, che sembravano due Fury, e già non è che è piccolo. Ma nonostante questo, nel 2018 è riuscito a rimettersi in forza, è riuscito a rientrare a boxare. Cioè, nel senso, la carriera di Fury, secondo me, va divisa proprio fra questi due momenti, cioè prima della depressione e dopo la depressione, perché fino alla depressione Fury veniva visto come un fenomeno da baraccone quasi, cioè questo zingaro gigante che si muoveva velocissimo e non capivano. Dovrò un knockout power, tra l'altro, non eccezionale, ma ha delle mani molto pesanti, e quando ti arrivano tanti colpi con delle mani comunque pesanti, li accusi tantissimo. E basta dire la faccia di Wilder. Noi intanto mandiamo la clip, finisco un attimo questo cappello introduttivo e mandiamo la clip, perché ci sono un paio di cose che voglio far vedere che mi hanno veramente fatto sentire male e batte il cuore. Cioè, Fury, dopo che rientra, è un pugile. E non stiamo parlando di un pugile così. Stiamo parlando di un'assoluta anomalia per i pesi massimi, per footwork, per swing, per dodging, quindi tutti i movimenti di busto. Esatto, tutti i movimenti di busto che di solito sono propri, per quello che dicevamo prima, per pesi massimi corti. Tipo Tyson. Esatto, bravissimo. Cioè, movimenti di busto del genere io l'ho visto fare da Frazier, l'ho visto fare da Tyson, l'ho visto fare da pochi altri all'interno di una divisione del genere, perché erano più piccoli, sottodimensionati, tra virgolette. Vedere un gigante del genere fare una cosa, muoversi così è impressionante. Oltre a questo, quello che fa paura di Fury è la mascella. Cioè, Wilder ha 41 vittorie, di cui 40 per KO. C'ha quel destro, cioè, che è dinamite. È dinamite, è scarso, è grezzo, è intrampoliere, c'ha ste leve lunghissime. Per carità, sfrutta quello che può, ma è un'altra cosa. Mi fanno ridere quelli che dicono no, perché match Fury Joshua, Fury viene decapitato da Joshua. Ma non diciamo che chiede. Capito? È nel senso, hai visto che cosa succede a Joshua quando prende un pugile vero? Così. Ma qua mi voglio allacciare per dire quello che avevo voglia di dire io Intanto mandiamo la clip. Sì. Su Wilder, perché Wilder, sotto un certo punto di vista, a me sembra assomiglia molto di più verso sinistra. Eccoci, perfetto. Come se ne va il cursore. Wilder, come percorso, lui ha iniziato a boxare, a differenza di Fury, che, come stavamo dicendo, ci è nato in mezzo ai pugili. Destro corto, doppiato su qua. Vabbè. No, qua va giù. Ecco, vorrei spendere un'altra due parole su questo. Qua cioè, Fury c'ha un mento incredibile. Prende trambate da questo è una cosa imbarazzante. Comunque, io l'ho visto bene. Uno dei knockdown di Fury, Wilder lo colpisce dietro la nuca, è illegale. Sì. Quindi io quasi non l'avrei voluto considerare. Vorrei dire anche un'altra cosa riguardo, prima che me lo scordo. Adesso, allora, Wilder è un fenomeno mediatico, quindi c'è una grossissima schiera di appassionati, poi capirai, americano, e lo sapete come sono gli statunitensi, USA, Wilder ha iniziato a fare pugilato a 18 anni, molto molto dopo, cioè l'arte del pugilato americano, mi pare lui. Sì. Gli è stata cucita addosso. Come con lui Joshua? Non è bravo, voglio fare lo stesso parallelismo con Joshua. Stiamo parlando di due atleti che hanno un fisico perfetto, che allenati come sono stati allenati potevano raggiungere il top in diversi sport. E a boxare è una cosa diversa. Ma a boxare è un'altra cosa. Se posso spezzare una lancia in favore di Wilder, la sua storia personale anche non è da sottovalutare, perché lui inizia a fare pugilato perché sua figlia piccola, sì, è afflitta da spina bifida, che è una patologia bruttina della colonna vertebrale. Sì, sì. E per avere i soldi
per cercare di fare i soldi il prima possibile, ha iniziato a boxare. Ah, Wilder è... ah, non è un buon pugile. Wilder è un ottimo picchiatore, ma cioè, come la storia della box, dei pesi massimi, anche dei più leggeri, se tu devi guardare Holyfield, no Holyfield, scusami, Hagler Mugabe del 78, tra l'altro Marvin Hagler, secondo me è uno dei pugili migliori di tutti i tempi. Marvelous, ragazzi, Marvelous, di che stiamo a parlare, è venuto a mancare da poco poi, tra l'altro. Sì, Marvelous è stato wow, tecnicamente mai visto niente di... non c'è stato Ali, non c'è stato Leonard Robinson che te ne... che avesse quella preparazione. Tanti la pensano così, lo sai, anche il buonissimo Nicolini. Vabbè, ragazzi, stiamo parlando di un pugile che ha rivoluzionato i pesi medi, e nei pesi medi conta molto più la tecnica di quanto può contare nei massimi. Cioè Ali, che è stato il più grande, è stato il più grande per tutta una serie di motivi, ma non solo quello pugilistico, quello dal punto di vista pugilistico è stato sicuramente uno dei più grandi, ma non il più grande. Cioè, se prendi un Lennox Lewis, per dirti, è un pugile che a me piace molto di più rispetto ad Ali. Se prendi lo stesso Frazier, facendo un paragone con quegli anni, Frazier... Joe Frazier. Sì, Smoking Joe. Frazier è un pugile che con i movimenti di busto, con la mobilità delle anche, anticipa molto di più la box moderna rispetto ad Ali. Ali è un unicorno, cioè un cigno, una cosa strana che sta là, non ti immagini di avere un atleta del genere davanti, uno così veloce davanti su quei pesi. E oltre a quello c'è tutta naturalmente la questione politica, la questione religiosa. Ricordiamoci che, cioè, Ali, stiamo parlando di inizio anni 60 fino a bene o male fine anni 70, quindi un periodo che per la storia statunitense e per la storia degli afroamericani statunitensi è stato molto molto sentito, e avevano bisogno di leader e simboli. Lui ha fatto sentire anche molto questa sua vena pacifista. Esatto. Ricordiamoci che si è rifiutato di andare in Vietnam. In Vietnam è stato messo in carcere per questo, gli è stata levata la medaglia d'oro vinta a Roma nel 60. Poi c'è negli Stati Uniti, riguardo alla questione afroamericana, c'era questa grossissima distinzione tra il pacifismo e... grazie. Grazie, Babbi. Babbi. cioè, c'era questa Barbaro grossa... Barbaro nazionale. Eh? Lo pensavo. Barbaro nazionale, Babbi, okay. Poi ti spiego. Va bene. Cioè, c'è stata questa differenza poi fra le due anime del movimento del Black Movement, che da una parte era incarnata da Martin Luther King, cioè quelli istituzionalizzati, tra virgolette, se vogliamo usare un termine improprio, comunque una working class che stava cominciando a... aveva studiato, si voleva proporre come un... come dire, come un hub, poi per far crescere in quella maniera, mentre invece c'è poi tutta l'altra parte dei Malcolm X, della Nation of Islam, del movimento delle Pantere Nere. Il Black Panther. Esatto, che aveva delle... come dire, cioè, gli intenti un po' più malevoli, più che malevoli, non è malevoli la parola giusta, la parola aveva una differenza metodologica, perché mentre Luther King guardava più a Gandhi teoricamente, e Malcolm X o tutti i teorici del Nation of Islam guardavano al marxismo-leninismo, cioè, e guarda che cosa c'è avuto qua o comunque tutta Europa con poi quello che sono state le ideologie marxiste e leniniste a livello extraparlamentare, cioè senza andare a toccare quello che ci abbiamo avuto qua. Prendi l'IRA o l'ETA, cioè, stiamo parlando delle Irish Republican Army nordirlandese ed ETA, qualcosa strano, il basco ancora non lo parlo purtroppo, e dell'ETA nel paese basco. È una differenza secondo me proprio metodologica e di quello che vuoi ottenere, in quanto tempo lo vuoi ottenere. Poi sono comunque cose che appartengono al passato, secondo me non ha più senso parlare ormai, dividere la realtà in questi termini. Certo. Ecco. Comunque, tornando al match, dicevamo, mandami le clip e commentami, io sono ignorante e mandiamo le clip di box. E commentiamo, allora io la rimanderei da capo a questo punto. Qua, partiamo, questo è... qua buono, gancio corto, mette il montante, ma qua era già andato giù su questo. Boom.
Un montantino glielo diamo così, tanto che la spegne, qua boom. Un pochino ha perso l'equilibrio su, sì, sulle caviglie. Vabbè, eh? Qua la prende, qua lo prende, ma io quello che volevo dire è che Fury, oltre a questo, c'ha questo colpo qua. Sì. Fury ha un ottimo, cioè, ha un'ottima capacità di ripresa. La stamina. Sì. No, non è la stamina, è proprio la capacità di rialzarsi. Il recupero. Esatto. Dici? Beh, come si è visto nel primo match di Undertaker. Stavo per dirti quello. The Undertaker, ho visto una light così. Io adoro, ragazzi, perché sono un ragazzo comunque cresciuto a Pane Wrestling il sabato pomeriggio su Italia 1. E The Undertaker ha chiesto a Fury di usare il suo Rest in Peace, detto con la sua voce, con il suo taunt, nel caso in cui l'avesse messo KO. C'è proprio un highlights che hanno fatto del primo match, quando Wilder, sì, che poi c'è stata la critica che dicono che è stato contato troppo lento. Allora, questa cosa non è, no, nel senso, è vera fino a un certo punto, perché è vero che è stato contato lento, io questo non lo metto in dubbio, ma Wilder, da atleta formato che ha vinto 40 dei suoi 41 match per KO, dovrebbe sapere benissimo che nel momento in cui il tuo avversario viene messo a terra, tu devi andare all'angolo tuo, non puoi stare là davanti a far così. Così impara, dici. Fatti. E comunque è troppo bello, perché ci sta Tyson Fury che proprio si rialza. Sì. Wilder dice: non è possibile. Sì, pensavo, dopo la cerchiamo questa clip, la mandiamo. Sì. Con dietro la musica di, sì, Undertaker. Qua buonissimo colpo su. Qua Fury fa una cosa spaventosa. Ragazzi, guardate, basta, ragazzi, che vedi il culo. Ragazzi, no, ma non è solo il colpo, è prima. Ragazzi, qua Wilder, qua Fury fa una cosa spaventosa. Schiva, rientra. Qua Fury fa una cosa spaventosa. Boom, prende qua. Oh, l'aspetta che si rigira. Pieno, vai. E qua parliamo un attimo in termini. Ma sapete che cosa? Un'altra pillola. A me questo sembra proprio quasi un whiplash cervicale, lo sai? Sì. Per come si è mosso. Ma il collo. Cioè, il problema dei montanti più che dei ganci, perché quello era un gancio e l'ha portato qua e fa questo la testa. Il problema del montante è proprio quello che dici te. Ti manda la testa all'indietro. Cervicale. Ti manda la testa all'indietro e il cervello sbatte sulla scatola cranica e tu. Ne sa qualcosa, Klitschko. Sì. Quel montante cucco gli ha dato Joshua, che avrebbe ucciso un toro, forse. E comunque, ragazzi, è impressionante. Un atleta, ripeto, lo vedrò fino alla fine dei miei tempi. Un atleta di quella stazza. Riuscire a vedere e anticipare un movimento comunque portato veloce come può essere un gancio, tirandolo giù, mandarlo completamente fuori tempo, risalire appena ce l'ha davanti pulito, entrare con un gancio corto destro, che è un colpo che si vede su atleti sottodimensionati, per l'appunto, cioè, nel senso, è difficile vedere atleti così alti andare a cercare una bagarre invece che andare a sfruttare dei colpi lunghi come il sinistro destro o il gancio in uscita. E Wilder, scusami, Fury è veramente è un unicorno là in mezzo, è un altro atleta che secondo me sarà molto difficile da poter emulare. Io lo spero, perché se lo merita tanto. E poi, come mi spiegavi tu l'altro giorno, questa sua velocità nei movimenti deriva proprio dal fatto che il suo inizio, i suoi esordi vengono nella box a mani nude. Esatto. Non ti puoi permettere di prendere un colpo, esatto, del genere, quindi lui è portato ad avere questi movimenti. Cioè, il dodging di Fury è sempre impostato su una combo di colpi, non sul colpo singolo. C'è un bel video che si vede quando schiva dodges, che poi non, è bello dodge perché non è proprio schivare, è evitare. E evita 7 colpi consecutivi uno di fila all'altra, ma là, se vedi tutto il movimento, è un'automazione. Sì, certo, lui concatena, esatto, sa benissimo, dopo che ha schivato un altro, quale colpo sta per arrivare, quindi inizia il movimento di schivata. E poi non stando mai fermo, è anche difficile, esatto, prenderlo di mira nel momento giusto. No, è un pugile fenomenale. Io adesso, purtroppo, adesso ci sarebbe un solo match che avrebbe senso fare, ma non lo vedremo prima di 3 anni. Tu dici che non andrà per l'unificazione? Non prima di 3 anni, ragazzi. Cioè, 3 anni sono tanti. Lo so, ma tu immagina una cosa. Nella box il tempo minimo
di entrare su. Allora, intanto Joshua vuole la rivincita e la ottiene. Joshua ce l'ha da contratto a rivincita e questo quindi, va bene. Quindi, prima dobbiamo vedere quello. Quindi facciamoci proprio il cronoprogramma. Abbiamo 8 mesi, bene o male, fra la rivincita di Joshua e Joshua Usyk. Ok? C'hai 8 mesi di quello. C'hai 8 mesi, bene o male, fra questo. Secondo me pure un po' di più, perché comunque Fury è grande, cioè un atleta grosso. Atleti così grossi hanno bisogno di tempo per recuperare. Come penso che tu lo sappia meglio di me questa cosa. Che scherzi. Fury Wilder, cioè Fury dovrebbe andare contro Dillian White, che è un altro buonissimo pugile, ma secondo me non sta proprio manco lontanamente a questi livelli. Ma secondo me neanche è giusto che Fury debba aspettare un match di intermezzo, si merita dopo un... No, non è questione di match intermezzo, è questione che poi là è proprio a livello di ranking fra le federazioni. Ma la cosa è che al momento non hanno modo di fare questo match se non prima di tutto questo tempo, perché devono aspettare almeno 20 mesi fra una cosa e un'altra prima di poter cominciare a parlarne. E tutto questo nel caso in cui Usyk ribatta Joshua, cosa di cui io sono sicuro al 100%, e secondo me a suo giro lo mette giù. Ma invece Andy Ruiz che fine ha fatto? Andy Ruiz ha combattuto poco fa, tra l'altro l'ho visto in ottima forma rispetto all'ultimo match con Joshua. Ruiz è un ottimo pugile, è sicuramente più pugile di Joshua. Rimane il fatto che Ruiz ha avuto tra virgolette una serata fortunata contro Joshua, perché poi a livello atletico Joshua è troppo dominante rispetto a un Ruiz. Però Ruiz è uno che se avesse voglia, che poi là è questione di voglia e testa, se avesse voglia di tirarsi al lucido e fa la vita d'atleta, è uno che potrebbe starci là sopra, ma molto tranquillamente. A me piace tanto tranquillamente, cioè, a me White non convince, cioè nel senso, gli ultimi due match sono stati con Povetkin. Il primo l'ha perso, lo stava dominando. Poi però, ecco, scuola russa di pugilato, scuola slava, o comunque scuola est Europa slava, box molto composta, aspettato finché non ha trovato il colpo da coppa. Povetkin comunque non era, cioè è stato considerato sempre un buonissimo pugile, non è mai stato considerato un top contender. C'ha un buon c'ha una buona knockout power, ma stiamo parlando comunque di un atleta di serie B tra virgolette rispetto a un White. Infatti il secondo match, il rematch, è andato liscio, non l'ha proprio mai visto. Il fatto è che soprattutto per i pesi massimi c'è poca competizione, cioè nel senso, e Fury è quello che ha avuto i match più duri ultimamente, perché ha combattuto 3 volte contro Wilder, che comunque è un ex campione, è un ex campione mondiale, e sarà una trilogia. Ma non, cioè se vai a vedere Joshua con chi ha combattuto ultimamente, c'ha avuto Ruiz, che la prima volta gli avevano messo davanti pensando che Ruiz facesse la figurina, e invece non è stato così. Il rematch, ok, ma Ruiz si è presentato con 19 kg in più rispetto a quelli che già c'aveva. Non ricordo. Che non è, già non è che era squartato. Esatto. Non è un fisico così felice. Ragazzi, il ragazzone è come quello di Rush, l'inglese. Cioè, ha vinto il titolo, che gli frega. Esatto. Esatto. Basta, ciao. Buon per lui. Ciao, carità. Mamma, sono diventato. Non avremo più problemi. La sua a me, guarda, nel panorama massimo mi dispiace per Chisora, perché l'ultimo match contro Parker, secondo me, gliel'hanno rubato malissimo. Joseph Parker è un pugile neozelandese, è molto, molto scolastico, non eccezionale da vedere Chisora, quantomeno ci mette un po' di cuore, divertente. E l'ultimo match gli hanno rubato, secondo me, molto male. So pochi ad avere un livello tale da poter dire c'è reale competizione. Sono in 4 fondamentalmente, sono Fury, c'è Wilder, c'è
Usyk, c'è Joshua, possiamo, sono 5 che ci mettiamo Dillon White. Cioè, boh, non, io credo che sia anche dovuto al fatto che ci siano tutte queste sigle sparpagliate che fondamentalmente facciano di tutto nel pugilato per non far combattere i propri contro i migliori, perché il record è sporcato e tutto quanto. Infatti poi vedi quando ci sono dei momenti in cui devono collidere forzosamente, in cui c'hai uno come Fury che entra, fa tre match bellissimi con Wilder e si conferma come barca di pay per view, comunque, esatto, e si conferma come, cioè, come un pugile serio, cioè come un pugile vero, come, tra l'altro come uno showman incredibile, fa spaccare delle risate, non so se tu lo segui sui social, certo. Lui fa spaccare delle risate. E che te so dire? Cioè, da una parte quello, c'hai da una parte quello, dall'altra c'hai sì Joshua che ti fa lo spettacolino e tutto quanto, tutto bello, tutto è. A me Joshua neanche sta così simpatico. Ma manca a me, ma sicuramente è un bravo ragazzo, però. Ancora non lo mettiamo in dubbio, sembra un bravo ragazzo. Però boh, cioè nel senso, Joshua a me dispiace per lui rispetto al percorso che ha avuto con i suoi manager. Perché vinci, ti senti più forte, ti senti sempre così, ma se vai a vedere poi, ed è la stessa cosa che succede spesso qua in Italia, non, l'ultima volta che è successa è stata la Boxing Night con Scardina, perché è vero che quell'altro era 26-4-1, però vatti a vedere il record degli avversari che aveva battuto quell'altro che erano, cioè gente che aveva record negativi. Signor nessuno. Entrambi, sia Scardina che quest'altro, hanno un match contro, mi sembra, un lettone, non mi ricordo adesso il nome, ma il cui record è tipo 10-110. Che ci stai a fare la piccola dentro. Parentesi sullo schifo che c'è nel pugilato, eh? Certo, piccola, perché questa cosa che non mi stancherò mai di dirla. Se non è un cioè perché in UFC entrano atleti che stanno magari 7-8-0, non è un record eccezionale, però è un record vero. Cioè, 7-8-0 contro gente del mio livello con magari con qualche match in più. È raro anche vedere prospect in rampa di lancio che poi vengano sconfitti dai cosiddetti gatekeeper. Cioè, la figura del gatekeeper in UFC ci sta, nella box io non ne vedo più. Non ci stanno, è soltanto un gonfiar record fino ad arrivare al match titolato, a qualche sigletta scrausa, a qualcosa per poter dire, per potersi fare poi la foto con la cintura, prende qualche soldo, fa un sì, po' di ma il problema non è ma guarda, il problema non è spesso e volentieri non è manco poi dei ragazzi che vanno a combattere, perché anzi, cioè, la cosa è, ti dicono no, devi andare a combattere con quello, cioè vai anche più tranquillo tra virgolette. Il problema è di chi organizza queste cose. Il problema è sta là, cioè, parliamo tanto, non c'è crescita, non, la gente non lo segue, il pugilato, la gente non segue. Se lo segue sempre i soliti nomi. Esatto, ma perché? Perché fanno risonanza. Perché la differenza era fra uno stadio del Tottenham, che quella è un'altra follia da di tempi, per carità, pieno con 70.000 persone, non distanziate e tutto quanto. Qua la box, c'è il palazzetto Puzzone che paghi 15 euro il biglietto, c'hai... A meno che non stai a fare la finale al Madison Square Garden, sei Joshua, sei capito, nel senso, cioè, manca proprio, manca sicuramente una grossa cultura del pugilato qua, ma credo che manchi non tanto per non passione, cioè anzi... io ho tanti amici che guardano la box piuttosto che l'MMA, quanto più per mancanza di qualità rispetto a quello che viene proposto. Cioè, io non posso pensare che un main event della Milano Boxing Night debba essere Scardina contro l'Agnello Sacrificale. No, non me lo vado a vedere. No, non me lo vado a vedere, non ho interesse. Me vado a vedere i dilettanti. La settimana prossima andrà a vedere una riunione dei dilettanti con due match di professionismo. Con due match di professionismo, però non vado a pagare
15 euro per vedere l'albanese che avanza, gli hanno pagato il biglietto, si è fatto 12 ore di corriere e se ne torna indietro con 700 euro. Ed è felice pure. Giustamente è felice perché lui si è fatto la borsa, cioè 700 euro per lui saranno una borsa importante. Io perché te lo do a 15 euro, punto primo, punto secondo, io che amo il pugilato, mi piace, cioè, l'ho praticato e tutto quanto, ma perché mi devo vedere uno spettacolo del genere? Perché poi mi devo lamentare per fatto di dire, ma non ci sono più campioni italiani, ma noi non andiamo mai a combattere all'estero, che sono cose tutte vere, ma sapete con che valore te prende? Con questi quattro pezzaculi, scusate, sempre... questi quattro stracciacoli dei manager che vanno là e iniziano a dire sì perché tu sei un campione, ti faccio come vatti a prendere il, che ne so, la cintura WBC dei pesi massimi leggeri di terza categoria, gruppo BK e tutta una serie di cose. Rimane sempre quello che dice l'analista durante l'ultimo match con, fra Usyk e Joshua. Prima non esisteva che chi non fosse campione, che se andasse a combattere per un mondiale, se non eri campione europeo. E non esisteva che tu andavi a fare campionato europeo se non eri campione italiano. Così, cioè, ascende. E così ci sta. Dai, un palinsesto, un... Così ascende. Fai una piramide, fai una gerarchia, no? È tutto giustissimo. Poi non è più così, io non lo sapevo. Lo sta dicendo, no, adesso c'hai un milione e mezzo di, a parte un milione e mezzo di sigle, che bene o male già c'è sempre stata questa cosa, però è un milione e mezzo di versioni del titolo diverse e non, cioè, perde di significato, perde tantissimo di significato e fa in modo poi che c'è gente che magari c'ha soltanto il nome e va a vincere, cioè, va a recuperare, se ti capita, Hatton contro Castiglio, mi pare, match della stessa carta di Joshua Usyk, il furto dell'anno, cioè Hatton, figlio di Ricky Hatton, che è stato un grandissimo super medio, un grandissimo super, super medio di Manchester, famoso anche per, diciamo, delle cose un po' particolari, tipo rimuovere l'imbottitura di quanto. Ah, ma io la sapevo sta storia. Certo. Sì, ha fatto pure l'angolo dei fiori. Però è stato peso medio, un super medio di un certo livello. E il figlio, che, regà, che voglio fare? No, papà, voglio fare a box. E là il cuore di papà. E va bene, a papà viene che te faccio fare a box contro gli scappati di casa. Però se anche contro gli scappati di casa, prendi sveglia e il cartellino è stato letto solo dall'arbitro. Che là c'è una differenza tra punti che viene deciso dall'arbitro e decisione, che invece è quella affidata del giudice. Non mi ricordo poi se, su cos'è la differenza, mi pare sui numeri di round. E non ha senso, cioè, come Giulio Cesar Chavez Jr., campione mondiale, sì, ok, un sacco di match architali. Infatti poi quando ha preso uno striker vero come Anderson Silva, che aveva praticato pugilato da ragazzina, aveva fatto un paio di match di pugilato e tutto quello che te pare, ma sicuramente non è un pugile. Mm-hmm. Anderson Silva l'ha fatto così, ha fatto una capoccia tanto. Certo. Comunque, Robbo, al di là di questa piccola cosa del pugilato, io vorrei dirti giusto due cose sulla prossima card, perché sono un paio di match interessanti. Super interessanti. A parte, partiamo subito col dire che la Holm è fuori per infortunio, è stata sostituita prontamente da Aspen Ladd, che ricordiamo è sempre quella che parlavamo dell'altra volta del problema del taglio del peso, non taglio del peso. Che... quella della Tate che gli, esatto, diciamo che vedendo che gli hanno dato un main event, forse si può pensare un pochino male. C'è il ritorno in gabbia di Arlovski, io lo adoro. La storia dei pesi massimi non gliene frega niente, combatte sempre. Quello è una cosa, sa fare, combatte e continua a farlo. Fa cazzotti, c'ha una famiglia, se ne conta la famiglia, cioè, innamorato perso del figlio, che gli frega. Contro Carlos Felipe, questo brasiliano molto molto grosso che non conosco. C'è una decisione, c'è una vittoria per decisione per split con Justin Tapa, una vittoria per unanime con Jorgen De Castro. Non mani pesantissime, pare di capire. Un'altra vittoria per split contro Jared Collier. E chi è il favorito dei due?
ma per me è sempre Arlovski, ma più che altro se, cioè nel senso se non hai mano, se non ha mano pesanti, mani pesanti, uno come Arlovski comunque è una vecchia volpe d'ottagono, cioè si è visto anche negli ultimi match, molto mobile, un ancora veterano, molto intelligente, mobile, striking well rounded striking, tanti colpi da vari angoli, a me è un atleta che piace tantissimo. C'hai Jim Miller, un sacco di veterani sta card. Ah, bello. Marquez Wright promette scintille. Julian Marquez, a me piace tantissimo. C'è Andrew Sanchez nei prelim. Vabbè, insomma, una card, no, una card da non sottovalutare. Devo dire, potrebbe darci qualche bello spunto. Soprattutto c'è un bel match di donne fra Mayra Bueno Silva, che esce dal pareggio con la Montagna, uh-huh, match che secondo me aveva vinto, però questo è un parere, è un mio parere, contro Manon Fiorot è una karateka francese. A parte, ragazzi, sta uscendo fuori una scuola francese interessantissima. Ah sì, interessantissima. Di Guglielmi si fa il portavoce, ma che comunque sta tirando fuori i bei campioncini. Esatto. La Fiorot ha un record di 17-1, di cui 6 vittorie per KO. Mica male. Sta al terzo match in UFC e ha vinto entrambi prima del limite, non passando il secondo round. Un bel match femminile all'orizzonte, sì, una bella card abbastanza solida. Una card solida. Non ci resta che aspettare la prossima settimana. Non ci resta che ricordare a tutti che il 23 ottobre probabilmente andremo live per sostenere il nostro portabandiera Marvin Vettori. E mi sa che pure però ci abbiamo detto tutto. Io ci tenevo a ringraziare come al solito l'atleta e il direttore Giulio Gezzi per lo spazio concessoci. Ringraziamo l'art director Nicolò Masini, Mattia Mingioni in regia. E quindi grazie a tutto il team dell'atleta e grazie a tutti voi che ci siete stati a sentire. Guardia chiusa. Quanto data gli ha detto questa cosa? Tantissimo, lo vorrei dire 2000 volte. Guardia chiusa e ci vediamo lunedì prossimo sempre all'ora di pranzo con MMA Lunch. Ciao ragazzi. Grazie per averci seguito, se ti è piaciuto quello che hai visto lascia un mi piace al video e iscriviti al canale. Seguici anche su Twitch, Instagram e Facebook. I link li trovi in descrizione. Ciao, a presto!